Queste chiese rupestri sono una grotta, un grembo, un ventre, uno spazio che l'uomo sembra essersi scavato nella roccia, nella pietra, per poter abitare il segreto del mondo. È come se gli uomini avessero voluto entrare qui e dipingere i loro santi per poter stare più vicino al fuoco del reale. Questi dipinti sono un racconto della salvezza. Gli uomini che entravano qui vedevano questo racconto, lo potevano intendere tutti, anche se non sapevano leggere, se sapevano poche cose. Era un racconto perché anche la vita che loro vivevano fuori o dentro queste grotte, lavorando, faticando, questo racconto portasse una buona notizia, un buon annuncio, perché questo fosse il racconto di un bene presente, anche nelle durezze della vita. Si hanno stratificazioni di vita, di devozione. Queste grotte furono usate per tante cose, ma si hanno anche grandi stratificazioni dell'arte. Ad esempio qui ha lavorato questo magnifico maestro dei fiori di Matera, come viene chiamato, uno sconosciuto che dipinse tutti questi fiori, questo cisto rosso, fece questi affreschi 500 anni prima che Giotto facesse i suoi capolavori. Ecco, tanti maestri oscuri, senza nome, si sono succeduti in queste grotte perché per loro l'importante non era lasciare il loro nome, ma lasciare il segno della loro preghiera, perché la loro preghiera vale più del loro nome. Mi presento, sono Angela Pino, sono una giornalista e ho l'onore di moderare questo importante seminario organizzato dall'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata in collaborazione con il Consorzio La Città Essenziale, organizzato proprio qui a Matera, capitale europea della cultura 2019. Quello a cui abbiamo assistito è la proiezione di un audiovisivo realizzato dallo scrittore e poeta Davide Rondoni, un audiovisivo dedicato alle chiese rupestri di Matera, realizzato grazie al supporto della PT Basilicata. E vedremo successivamente nel corso della serata un altro lavoro realizzato invece dalla giornalista e conduttrice Rai Lorena Bianchetti, dedicato ai santuari mariani del Pollino e del Sirino. Il seminario che ci apprestiamo a vivere insieme nasce come appuntamento preliminare al coordinamento nazionale tecnico di Opera Romana Pellegrinaggi, che per la prima volta si terrà qui a Matera e quindi in Basilicata a partire da lunedì 10 fino al 13 novembre, e quest'anno verterà sul tema pellegrinaggio, tempo e luogo di riconciliazione. Io do subito la parola ai nostri relatori, a partire dalla dottoressa Brunella Massenzio, presidente del Consiglio Comunale di Matera. Prego. Grazie, buonasera a tutti, un caro saluto a tutti i gentili ospiti che sono qui questa sera a nome della città di Matera, che è molto lieta di avere
in questa sede, quest'anno a Matera, questo evento, di poter ospitare qui questo evento. Porto naturalmente i saluti anche del sindaco, che non è presente soltanto perché è fuori Matera per impegni istituzionali, che come potete immaginare ormai si moltiplicano con il grande obiettivo che ha raggiunto la città di Matera con il suo traguardo della candidatura a Capitale Europea della Cultura per il 2019. È un aspetto interessantissimo questo del turismo culturale e religioso, perché andiamo più volte dicendo che il turismo che perseguiamo non è il turismo da Luna Park, e in quest'ottica certamente preferiamo il turista, colui che non viene, il turista culturale, colui che apprezza gli spazi silenzi. È sicuramente un turismo religioso ben visto a Matera, perché offre gli spazi e silenzi idonei per poter rimanere in osservazione e anche in meditazione. Poi c'è la bellezza dei luoghi, c'è il vuoto che caratterizza tutta la storia dei Sassi, tutta la storia delle nostre chiese rupestri, per cui la città di Matera è lietissima di avervi qua. Grazie. Grazie alla dottoressa Massenzio. Ringrazio anche il Presidente della Camera di Commercio di Matera, il dottor Angelo Tortorelli, che ci ha gentilmente ospitato e quindi accolto in questa importante serata, e cedo a lui la parola per un saluto. Un saluto velocissimo, ancora una volta benvenuti nella Casa degli Imprenditori, un particolare saluto a Sua Eccellenza Monsignor Andreatta, che ci onora con la sua presenza in questo territorio meraviglioso. Io ho assistito, ho ascoltato anche una conferenza stampa che si è finita qualche minuto fa, e a prescindere dai contenuti mi ha particolarmente entusiasmato anche il grande entusiasmo di Monsignor Andreatta parlando di questi luoghi, aggettivando questi luoghi come dei luoghi meravigliosi. E sicuramente sono convinto che gli imprenditori, ed è il motivo per il quale immediatamente abbiamo dato la disponibilità a Giampiero Perri, al quale sicuramente va riconosciuto il merito di aver tracciato oramai questo solco, spero inarrestabile, verso il nostro territorio, nei confronti anche di un turismo che credo possa essere importante e anche opportuno in un momento come quello che questa città sta attraversando. Il solco incominciò qualche tempo fa, lo dicevamo in conferenza stampa, con il presepe in piazza San Pietro, solo che in quei tempi, Giampiero, nessuno di noi poteva immaginare che c'era un valore aggiunto nel frattempo, che è arrivato qualche settimana fa con l'accredito di questa meravigliosa situazione per la nostra città e per tutto il nostro territorio. Quindi sicuramente io ritengo che gli imprenditori possano e debbano avere un ruolo non solo organizzativo, ma anche di innalzamento di momenti culturali che un turismo del genere necessita. Quindi noi faremo la nostra parte, perché l'arte, la storia, la cultura, ma perché no anche la religiosità dei nostri imprenditori di questo territorio si possa sicuramente mettere a disposizione per un raggiungimento di un obiettivo che sono convinto tutto quanto il territorio auspica di poter portare a casa. Quindi ancora una volta lo dico a Giampiero, ma lo dico anche a Sua Eccellenza Monsignor Ligorio, che è sempre molto attento e vicino all'operatività dei nostri imprenditori. Non ci tireremo indietro, faremo la nostra parte, cerchiamo soltanto di avere momenti di coordinamento sui lavori che andranno portati a termine, perché ritengo che un'opportunità del genere vada necessariamente colta e vada necessariamente utilizzata per il bene della nostra gente. Grazie. Grazie al Presidente Tortorelli, cedo la parola al Direttore dell'APT Giampiero Perri. Buonasera a tutti, ci attende un pomeriggio molto impegnativo, quindi saremo molto telegrafici ed europei anche per dare spazio un po' a tutti voi. Volevo ringraziare di cuore tutti i partecipanti, e permettetemi un particolarissimo ringraziamento
a Monsignor Ibero Andreatta, che ha accolto il mio invito a fare di più di quello che già fa per noi con l'Opera Romana, ma di concederci questo pomeriggio, diciamo, anche un po' di consulenza, di ascolto delle nostre cose, di dare a lui la possibilità di poterci trasferire una sensibilità e un atteggiamento adeguato per capire che cosa stiamo cercando di fare con questo progetto di Basilicata Sacra. Ovviamente un affettuoso e sentitissimo saluto va a Monsignor Ligorio, che ringrazio a nome della Regione Basilicata e mio personale per aver accolto questa iniziativa come al solito con grande disponibilità e di darci qui il suo tempo, la sua presenza, che sappiamo molto preziosa, e anche di rendere quindi questa assise più autorevole. Ovviamente saluto ciascuno di voi, le autorità presenti, i sacerdoti, il presidente Lumpli, il legato che è qui questo pomeriggio. L'obiettivo che ci siamo dati oggi in questo seminario era appunto di avere intanto due momenti introduttivi che ben collocassero il significato del nostro seminario e poi dare la possibilità al maggior numero di voi di portare la propria testimonianza e di un po' far vedere, far finalmente evidenziare quante energie si stanno spendendo già in Basilicata per valorizzare il nostro patrimonio storico, artistico, culturale e religioso, quanto impegno c'è, quanto impegno innanzitutto sul versante ecclesiale, ma anche quante realtà di laici stanno cercando in qualche modo di trarre da questa grande opportunità un'occasione e una strada. Io spero che questo seminario sia appunto propedeutico per un lavoro molto operativo. Ringrazio gli amici di Città Essenziale e qui il suo presidente, con il quale abbiamo messo a punto questo seminario di oggi, e che offre anche la possibilità di avere, come dire, un confronto con una realtà qualificata per poter poi proseguire nel nostro lavoro. Quindi buon lavoro a tutti e cominciamo subito. Grazie ancora. Cediamo quindi la parola a Monsignor Ligorio, prego. Buonasera a ciascuno di voi, innanzitutto, che ha accolto questo invito per condividere uno scambio di idee che ci porti profondamente anche a uno spirito di accoglienza e di cultura. Tutto il tavolo di presidenza, vorrei solo salutare in modo particolare Monsignor Ibero Andreatta, che ci siamo incontrati il 21 luglio nell'aeroporto di Roma, nel momento in cui eravamo in pellegrinaggio in Terra Santa. Il mese di luglio era un mese caldo sotto tutti gli aspetti, perché lì sulla striscia di Gaza c'erano dei bombardamenti e continuamente i mass media comunicavano quasi l'impossibilità di recarsi in Terra Santa. Noi abbiamo preso contatto con l'Opera Romana Pellegrinaggi, è opportuno o meno viaggiare? E la risposta è stata positiva e siamo partiti, perché siccome ci conosciamo oramai da decenni, anche io in questo pellegrinaggio, che è il re dei pellegrinaggi la Terra Santa, vero? Confido molto sulla organizzazione e la sicurezza, anche perché portavo una cinquantina di persone su questo viaggio. E devo dire che già le parole, come sa dire Monsignor Andreatta, durante il tragitto di volo, erano di incoraggiamento a tutti i pellegrini, perché un po' di ansia si portava dentro. E quando siamo stati lì sul posto, perché si permane per circa 8 giorni, da una situazione che certamente, soprattutto a Betlemme, quando vediamo quei cattolici dove erano sbarrati i negozi e che facevano capire che stavano per chiudere baracca ed emigrare per di più, perché mancando il pellegrino manca il commercio e quindi c'è da chiudere cassa, come si suol dire. Devo dire però che in quella situazione anche di difficoltà abbiamo avuto il grande vantaggio che quei luoghi erano deserti e pertanto si poteva rimanere a lungo, soprattutto sul Santo Sepolcro, soprattutto sulla Natività dove abbiamo celebrato con l'Eucaristia e quant'altro. Perché questa breve introduzione? Prima di tutto perché con l'Opera Romana e Pellegrinaggi, parlo a livello di diocesi, manteniamo contatto continuo, soprattutto per il pellegrinaggio in Terra Santa e soprattutto l'impegno di quanto questa sera ci viene dato e offerto come dono la loro presenza. Io vorrei solo adesso dire due battute. Sarebbe la prima, partirei dalla espressione del Beato Paolo VI quando nella Populorum Progressio scrive: la Chiesa proclamatasi esperta in umanità. Mi ha fatto un attimo riflettere questo pensiero. Perché la Chiesa è esperta
in umanità, perché deve interessarsi di tutti quegli aspetti che giovano alla promozione umana e possono favorire l'opera di evangelizzazione. Ebbene, il turismo può diventare occasione di formazione umana e di catechesi. Perché? Il movimento turistico rientra nella logica dell'uomo, che è viandante nel tempo. Ecco, io mi fermerei un attimo. A che punto sono nella mia vita? Come viandante del tempo? Quale dimensione sto acquisendo? Quindi capiamo che si tratta di un coinvolgimento dove ci sono componenti fondamentali del proprio essere che ci inducono a confrontarci innanzitutto con le varie culture, a condividere conoscenze ed emozioni, a stupirci di fronte allo spettacolo del mondo. Poc'anzi è stata proiettata questa parte dove di fronte al bello non può non esserci lo stupore, perché quel bello ci porta nella oggettività della bellezza che è Dio. Naturalmente si possono avere due atteggiamenti che certamente poi saranno approfonditi da Monsignor Andreatta. In una visione ciclica, che è l'atteggiamento del mitico Ulisse, quando da Itaca ritorna ad Itaca, giusto per capire il pensiero, con un perfetto itinerario circolare, ripetitivo, come l'eterno saliscendi del disperato Sisifo, per riportare in cima il masso che ripetutamente precipita a valle. Un eterno ritorno dell'identico, come vita e come espressione anche di turismo. Oppure una visione lineare, ed è l'atteggiamento di Abramo. Su invito del Signore lascia la terra dove abita, giunge in Egitto e approda nella terra promessa. È la metafora di un'esistenza guidata, esistenza presa per mano dall'alto, viene proiettata sull'infinito dell'orizzonte, dove l'uomo diventa più grande di se stesso. Mi piace riportare una frase di Blaise Pascal quando dice: l'uomo supera infinitamente l'uomo. Ecco, la sintesi in che cosa sta? Che la prima, quasi ingabbiata nel contingente, è il ritorno soprattutto a una riflessione di vita o impostazione di un turismo. O eventualmente l'altra è aperta al futuro ed è trasfigurata. E quindi la espressione di San Giovanni nell'Apocalisse quando dice: vidi un nuovo cielo e una terra nuova. Vorrei brevemente sottolineare che cos'è questo turismo in genere. È un movimento di persone che vanno in luoghi diversi dal proprio per incontrare espressioni culturali e altre situazioni ambientali. Mentre il turismo religioso, la meta, riveste non solo di un interesse culturale, ma anche religioso. Attraverso le vestigie esteriori vuole raggiungere la spiritualità che ne esprime. Il pellegrinaggio, invece, dove si smorzano le curiosità culturali e le fruizioni estetiche e si desidera incontrare Dio per esporgli gratitudine e sofferenza. Sintesi è che tra turismo religioso e pellegrinaggio non si oppongono, ma sono complementari. L'uno si ordina allo stupore intellettuale e porta all'incontro con il fenomeno religioso, l'altro è ordinato al vissuto spirituale del fedele e manifesta un atteggiamento di fede. Per concludere brevemente, vorrei portare un esempio che è legato a questa terra, alla nostra città di Matera, che io la vedrei veramente quasi come un santuario diffuso, con le sue chiese rupestri, con le raffigurazioni sacre, con le case scavate nel tufo e abitate dal tempo immemorabile e ininterrottamente. E oso immaginare una presenza umana, nella quotidianità fatta di lavoro, di sacrificio, di sofferenza, ma anche di gioia, nell'accogliere la vita, nel cercare la felicità, nel vivere la fede, il segno di una presenza divina che parla ancora e annuncia l'Eterno. Ammirare i sassi non è solo spettacolo suggestivo, ma è respiro, è interiorizzazione,
di quanto l'uomo ha vissuto e come la fede ha trasfigurato questo umano. Ritorna ancora l'espressione di Blaise Pascal quando dice: l'uomo supera infinitamente l'uomo. Vorrei augurare un impegno che questi beni culturali vengano trasformati in un mezzo di promozione umana e di evangelizzazione, e che non sono, e non essendo solo proprietà di un'elite, ma di un popolo che in essi si riconosce e si rispecchia, possano costituire radici di cultura impregnate di quella ricerca di verità e di senso che da sempre accompagna il cammino della nostra comunità. Allora, ecco l'augurio ancora più profondo, credenti e cercatori di Dio potranno arricchirsi culturalmente e spiritualmente per sperimentare e vivere un nuovo umanesimo. Sia l'augurio di un cammino perché questo nuovo umanesimo ci porti realmente a questa grande verità. Grazie. Ringraziamo Monsignor Ligorio per la sua preziosa riflessione e cediamo la parola a Monsignor Liberio Andreatta, vicepresidente di Opera Romana Pellegrinaggi, il quale ci parlerà della dicotomia tra turismo e pellegrinaggio che, come ha anticipato Monsignor Ligorio, ha la sua personificazione nelle figure di Ulisse e Abramo. Dunque, Monsignor Andreatta, le chiederei chi è il turista e chi è il pellegrinaggio, il pellegrino. Innanzitutto un saluto cordiale a tutti, in particolar modo Sua Eccellenza Arcivescovo, al rappresentante della Regione, del Comune, dell'amministrazione della Camera di Commercio e dell'amico Perri, col quale ormai da anni stiamo lavorando insieme. Ebbene, questo è un tema che affascina Ulisse e Abramo, però partiamo così immediatamente da definire il fenomeno della mobilità umana, partendo dalle diverse manifestazioni e dalle specifiche caratteristiche che essa assume nella vita degli uomini. La diversità dei termini usati deriva dallo scopo per il quale l'uomo si mette in cammino lungo le strade del mondo e dalla meta che gli si prefigge. Se avete ben osservato, Sua Eccellenza l'Arcivescovo ha chiarito ad esempio già tre termini: turismo, turismo religioso, pellegrinaggio. Io che da 30 anni opero e mi occupo di queste materie, devo dire un po' con dispiacere, ma con realismo, accetto il termine turismo religioso, che ormai è entrato nel comune parlare di tutti. Perché? Perché turismo ha una sua identificazione ben chiara, il pellegrinaggio pure, turismo religioso si mette alle volte insieme due termini che possono determinare una sorta di equivoci di termini, perché una cosa è turismo, una cosa è religioso. Però nel comune parlare oggi si è desunto questo termine che alle volte, per chi non è ben preparato, può anche generare una grossa confusione, pensando di fare un pellegrinaggio mettendo dentro una messa o mettendo dentro una visita al santuario. Lo chiama turismo religioso, che non è né carne né pesce. Ecco, quindi, però non mi soffermerò su questa distinzione, io parlerò di turismo e di pellegrinaggio. Chi è nel bisogno lascia la propria patria in cerca di un mezzo di sussistenza, egli è un emigrante. Chi è stanco si mette alla ricerca di un luogo dove riposare e rilassarsi, oppure è spinto dal desiderio di conoscere, incontrare persone e culture diverse, egli è un turista. Chi non ha una dimora fissa vaga qua e là, inseguendo le occasioni che gli assicurano indipendenza e libertà, tutti lo chiamano nomade. Il pellegrino è invece quella persona che cammina verso l'assoluto, perché affamata e assetata di assoluto, cioè di Dio.
anche se inconsciamente, consciamente non se ne rende conto. Pellegrino quindi è colui che si mette in cammino con Dio per le vie del mondo. Pellegrino è anche colui che con il mondo va verso Dio. Il primo movimento è più teologico, è paragonabile al camminare sulla strada di Emmaus, ascoltando la voce di Dio. È chiamato oggi turismo religioso. Il secondo movimento, più teologico, è come l'ascesi verso il Tempio Santo di Dio, ed è il pellegrinaggio in senso stretto. L'uno e l'altro hanno un carattere specifico che li distinguono dal turismo comunemente chiamato. Bene, entriamo nei termini. Le figure di Ulisse ed Abramo sono esattamente le due figure emblematiche e icone del turista e del pellegrino. Ulisse viaggiò molto, ma non fu mai pellegrino. Non ebbe mai profondamente in sé il senso della parola peregrinus, colui che non ha patria, che vaga alla ricerca di un luogo che infine gli appartenga. Straniero ovunque, Ulisse fu viaggiatore, viator, ma mai pellegrino. E gli aveva nella sua mente, ben consapevole, l'intenzione di una sua terra, di una sua patria ben precisa. Ulisse non fu Abramo. Il primo, figlio della chiamata antica della sua stessa terra da ritrovare, dove ritornare. Il secondo, figlio del movimento stesso verso una terra promessa e inafferrabile. Il primo, che tornava alla casa della sua sposa come un nido possibile. Il secondo, che usciva dalla dimora a lui familiare per dare ascolto a una voce, a una chiamata possibile. Dio è la sorgente di ogni pellegrinaggio possibile, di ogni rendersi estraneo alla propria terra. Dio è origine della chiamata del pellegrino. Esci da quella terra e va. Perché poi? Perché verso Gerusalemme? Perché verso Lourdes? Perché verso Fatima o Santiago o Roma o Matera? Perché prendiamo e andiamo? Qui c'è il segreto, eh? Se non motiviamo le persone per cui si muovono e hanno un anelito verso un luogo il cui mistero le attrae. Perché nostro padre fu un arameo errante. Perché nelle terre che raggiungiamo in preghiera per desiderio di arte, di cultura, di incontro con Dio, noi scorgiamo un barlume di ciò che è il nostro senso finale della vita. Le terre dove Dio si rivela sono immagini di una terra dove Dio è. Abramo uscì dalla sua patria per una terra che non possedette mai, se non come sepolcro. Infatti, il primo luogo acquistato da Abramo fu il sepolcro per Sara e per sé, ad Hebron, dove qualche giorno fa noi eravamo, in quella tomba di Abramo, a terra dei Cananei. Nel frattempo, solo cammino. Mosè condusse il popolo nel suo esodo dall'Egitto sino alle soglie della terra promessa e gli ravvide da lontano, dal monte Nebo, dove è stato, secondo la tradizione, poi sepolcro, ma non entrò mai nella terra promessa. Sempre il pellegrinaggio presuppone due cose: la concezione della fragilità di quanto possediamo e la nozione di un luogo che raffiguri ciò che desideriamo. Tutto ciò è animato dalla speranza. Egeria, che mosse verso Gerusalemme, andava alla ricerca di Cristo. Essa fu la pellegrina originaria del cristianesimo.
non diversa da Abramo, e la intuiva laggiù la promessa, e il suo cammino era vincolo e insieme possibile realizzazione. Dopo Egeria, milioni si misero in cammino, tra quelli 50 che Sua Eccellenza nominava. Si misero in cammino verso quella terra originaria, non diversa da Abramo, e la intuiva laggiù la promessa, e il suo cammino era vincolo insieme possibile realizzazione. Con tutti i limiti del caso, il pellegrino cammina come Abramo, sì, come Mosè ed Elia, certo, ma soprattutto come Cristo stesso, perché Cristo pellegrinò tra il divino e l'umano. E questo il nostro senso, sia che la meta si chiami Gerusalemme, Roma, Lourdes, sia che abbia il nome di Gerusalemme, non è vacanza e non è gita. Pellegrino è colui per cui non conta il luogo, mentre ha senso l'incontro. E l'incontro è possibile soltanto nella fede di Abramo, che lasciò per fiducia, nella fede di Mosè, che lasciò per anelito di libertà, nella fede di Egeria, che lasciò per cercare. Fede, libertà e ricerca sono i nomi dei passi di chi decide di pellegrinare. Non a caso il pellegrino nel Medioevo, prima di partire, faceva testamento. Non a caso noi uomini del terzo millennio rischiamo di pellegrinare senza testamento, ossia rischiamo di compiere il pellegrinaggio della vita senza credere che sia o possa essere la nostra ultima meta, perché è la meta della fede che è possibile soltanto se ci guidano libertà e ricerca. Pensiamo ad esempio, un solo accenno faccio, ai vari cammini dei pellegrini dei Romei attraverso l'Europa, verso Roma, Santiago, Gerusalemme, hanno creato intrecci, incontri, scambi di valori che hanno costruito attraverso la conoscenza reciproca, il dialogo e i rapporti sia umani che economici, il tessuto di valori comuni e posto le basi di una profonda cultura cristiana europea. Non per nulla il Goethe afferma che l'Europa è nata in pellegrinaggio e la sua lingua materna è il cristianesimo. Guai se dimentichiamo le nostre radici. Guai se il nostro essere pellegrini del terzo millennio non abbiamo questa profonda convinzione che le nostre radici sono lontane nel tempo. E se la storia dei nostri padri non diventa storia per i nostri figli. Il pellegrino è chi è vocato, chiamato al viaggio. Ma non tutti i viaggi, per quanto ardui, per quanto necessari, sono pellegrinaggi. Perché un viaggio lo diventi, occorre che il viaggiatore lo senta come una decisione radicale, come l'abbandono di tutti i luoghi consueti, di tutte le abitudini, come una rottura del discorrere normale del tempo, una rottura, cari amici, irreversibile. Egli non potrà mai, il pellegrino, ritornare com'era, né dove era, poiché anche i luoghi da cui è partito e i volti che ha lasciato gli appariranno al suo ritorno affatto trasformati. Ma la trasformazione che egli patisce non è semplicemente frutto di un'esperienza, per quanto straordinaria. Alla fine di ogni pellegrinaggio, io ai miei pellegrini dico: ora avete vissuto un'esperienza straordinaria di incontro di l'arte, la storia, la cultura, la religiosità, le bellezze naturali, avete sperimentato un'ottima gastronomia, avete avuto incontri di culture e di religioni differenti, tornerete a casa e ritroverete le stesse cose. La stessa moglie, lo stesso marito, gli stessi figli, la stessa suocera, la stessa nuora, gli stessi vicini. Non è cambiato niente. Ma guai se non siete cambiati voi e non sarete in grado di vederle con occhi diversi.
perché questo viaggio vi deve aver trasformato. Nel viaggio il pellegrino non resta mai solo. Il viaggiatore può andare in solitudine, ma il pellegrino no. Il pellegrino è sempre accompagnato dalla voce, dall'angelo, dal maestro. Perciò il suo viaggio è educazione, ex ducere, un essere tratto fuori dall'antica figura, o un non rinascere. È la voce, è l'angelo, è il maestro ad indicare il luogo che è meta e a permettere il suo riconoscimento. Esiste, cari amici, o può esistere oggi questo pellegrino? O la figura del pellegrino si è ritratta per noi a quella del viaggiatore? Non le confondiamo voi forse ormai troppo? È certo comunque che la domanda non ha soltanto un valore religioso, tantomeno riguarda soltanto la Chiesa o il mondo cattolico. I viaggi del pellegrino hanno connesso o quasi formato la geografia di questa Europa. I nostri stessi cammini in gran parte ripercorrono le sue vie, ma attorno alle reti dei Jacob, dei Romei, quelle che dalla Francia attraverso Lione, la Galizia, verso Santiago, discendevano verso Roma, sono tronchi possenti dove crebbero innumerevoli rami di altro genere. Pellegrini di diverse città e regioni, di diverse lingue e tradizioni, si incontrarono lungo quegli itinerari, compirono insieme decisive esperienze, riconobbero comuni appartenenze. Lì nacquero i comuni e i grandi linguaggi dell'architettura, della scultura, della pittura romanica, gotica, cistercense. La rinascita economica e culturale europea, a partire dal X secolo, trova anche in questi fenomeni le proprie radici. Sappiamo noi oggi rivalorizzarle? Sappiamo rendere anche economicamente produttive? Sappiamo ancora essere capaci di generare, di creare, di inventare? Sappiamo essere attrattivi? Questo è il pellegrinaggio. E mi domando, sapranno ancora viaggiare insieme gli uni contro gli altri, gli uomini del terzo millennio, affrontando insieme i pericoli, i rischi dell'andare, le difficoltà economiche, la caduta dei valori? Vedete, noi viviamo in una società schizofrenica, dove corriamo dalla mattina alla sera, corriamo, ci alziamo, dobbiamo fare, correre, e poi non ci accorgiamo nemmeno di chi siamo. Non ci accorgiamo nemmeno di chi c'è vicino a noi. Passiamo attraverso un turismo schizofrenico alla giapponese, 10 capitali europee in 10 giorni, e poi non si ricorda nulla. Riflettiamo se noi siamo in grado ancora di recuperare questi valori. Vedete, l'idea degli itinerari regionali diffusi, che coinvolge tutta la realtà istituzionale e produttive del territorio, che valorizzi tanti luoghi ricchi di arte e di storia e di religiosità, questa idea è l'unica davvero fedele a quella del pellegrinaggio. E la Basilicata sarà credibile e attraibile se saprà realizzare proposte che siano proposte di valori. I tempi di silenzio, di preghiera, di riflessione, il dialogo nei monasteri con i monaci erano tempi preziosi e indispensabili per il pellegrino alla ricerca di risposte ai problemi della vita. Sappiamo noi creare nei nostri luoghi di incontro, nelle nostre cattedrali, nei nostri santuari, nei nostri monasteri, anche spazi di silenzio, di preghiera? Sappiamo proporre un messaggio a chi viene, a chi passa? O sappiamo solo dargli da mangiare e da bere per stordirli? Dura poco una sensazione di quel genere. Oggi è quanto mai attuale ed indispensabile per noi che viviamo in questa società del benessere e dei consumi a recuperare il senso del pellegrinaggio.
perché il pellegrinaggio è un'occasione privilegiata per l'uomo e per il cristiano di rendersi capace di sostare lungo il cammino. E mi avvio alla conclusione. Sostare lungo il cammino della vita per valorizzare l'incontro, ma l'incontro con se stessi, con gli altri, con la natura e con Dio, per un'educazione all'ascolto, al dialogo, al rispetto del diverso, alla condivisione, all'amore e alla pace. Non confondiamo quindi il cammino, cioè il pellegrinaggio, e il turismo. Lo spazio del pellegrino è innanzitutto uno spazio del cuore. Canta e cammina, come dice Sant'Agostino, perché pellegrinare non è un optional dell'uomo e del credente, ma è la cifra di un'esistenza. Ricordiamoci, noi siamo stranieri sulla terra, la nostra meta è il cielo, è quindi una metafora della vita. Ogni altra tappa è trasfigurazione e immagine. Ringraziamo Monsignor Andreatta per i preziosi spunti di riflessione che ci ha offerto. Adesso assistiamo alla proiezione di un audiovisivo realizzato dalla giornalista Lorena Bianchetti. Il percorso di pace nel Parco Nazionale dell'Appennino Lucano. In un sentiero abbracciato dagli alberi tutto sembra proteggere, tutto sembra aiutare ad eliminare ciò che non fa stare a contatto con se stessi. Si cammina tra la luce e l'ombra, tra una salita e una discesa, proprio come nella vita, per arrivare poi alla luce della grande meta. Sirino, Basilicata. Sopra il monte spicca il santuario della Madonna del Sirino, conosciuta anche come Madonna della Neve. Quando è sera si scolora, vi saluta il mio pensiero. Evviva Maria, Maria. Il lavoro è stato realizzato grazie al contributo dell'APT Basilicata nell'ambito della regione Basilicata nell'ambito del progetto Basilicata Sacra. Per questo cedo la parola al direttore generale dell'APT Giampiero Perri. Sì, abbiamo prodotto, avete visto i lavori, con due filmati, in realtà sono degli spezzoni di due produzioni che abbiamo realizzato. La prima si chiama Rupe Cielo, con il poeta Davide Rondoni, che potete trovare su YouTube in un'edizione integrale che sono 9 minuti. La stessa cosa vale per questo filmato di Lorena Bianchetti, che non riguarda solo il Monte del Sirino ma anche il Monte del Pollino. Queste narrazioni andranno avanti, racconteremo tutti gli altri santuari, stiamo già programmando e progettando questo percorso, e questo flusso di narrazione sta proprio per dare un valore,
per riportare appunto al centro quello che diceva prima Monsignor Andreatta, cioè la convinzione che nell'ambito di una motivazione a un viaggio legato al momento religioso o siamo in grado di fare una proposta di valori oppure non siamo in grado di costruire nulla. Con questa sensibilità, con questa avvertenza, stiamo cercando, abbiamo cercato in questi anni di costruire un percorso che ci portasse a questo incontro di oggi, e chiedo a Maria Teresa Lotito, la mia collaboratrice, di aiutarmi velocemente a stare in questi tempi europei che abbiamo fatto, abbiamo cercato di tenere quest'oggi, nel farvi vedere in pochi minuti qual è stato il percorso che abbiamo realizzato, che ci ha portato alla giornata di oggi, e perché confidiamo molto che possiamo fare un bel tratto di strada, soprattutto avendo trovato compagni e amici così autorevoli che ci possono guidare. Farò un breve excursus dal 2007 ad oggi per illustrarvi quelli che sono stati i prodotti e le azioni di comunicazione che l'APT Basilicata ha messo in campo per promuovere la Basilicata legata ai temi del sacro. Partiamo da oggi. Oggi, come abbiamo visto, esiste il brand Matera Cappadocia d'Italia, raggiunto grazie al protocollo di intesa stipulato tra la Regione Basilicata e Opera Romana Pellegrinaggi, che ha inserito Matera e il percorso delle chiese rupestri all'interno del suo catalogo. Naturalmente ci sono anche altre tappe della Basilicata, come Venosa, Melfi, il santuario di Ripa Candida, Montescaglioso, Miglionico, e naturalmente adesso saremo qui anche per discutere di ampliare gli itinerari dedicati al sacro. Siamo presenti oggi anche a diversi appuntamenti dedicati al sacro e all'approfondimento religioso. Questa per esempio è la foto dell'ultimo stand della Regione Basilicata al meeting di Rimini dello scorso agosto. Ma da dove siamo partiti? Già nel 2007, diciamo, c'era una prima intuizione di quelle che potevano diventare delle destinazioni dedicate al sacro. Nell'anteprima 2007, che è stata la prima pubblicazione degli eventi dell'APT presentata alla BIT di Milano, è stata inserita una scheda sulla cripta del peccato originale, e allo stesso tempo sono stati editati dei prodotti specifici sempre sulla cripta del peccato originale, sulla cripta Santa Margherita di Melfi e sulle catacombe ebraiche di Venosa. Nel 2008 questa anteprima si è arricchito, infatti è stata aperta una sezione dedicata al sacro che si intitola proprio Sulle tracce del sacro, e sono state promosse delle schede dedicate alle catacombe ebraiche, alle sacre rappresentazioni nel Vulture Melfese in occasione della Settimana Santa, ai pellegrinaggi mariani e alla festa della Madonna della Bruna. Sempre nel 2008 l'APT edita un opuscolo in italiano e inglese in cui diciamo, si parla delle tracce dei monaci basiliani in Basilicata. È interessante perché il percorso nelle chiese rupestri viene descritto non solamente per la sua bellezza artistica, ma soprattutto perché questi luoghi, queste grotte meravigliose affrescate, vengono connotate quali luoghi di profonda spiritualità e religiosità. Finché nel 2009 la Basilicata è chiamata ad un impegno istituzionale, la donazione dell'olio per San Francesco d'Assisi. In questa occasione l'APT ha pensato di organizzare dei momenti espositivi come la mostra sui luoghi del sacro, dove oltre ad essere promosse le località e le opere d'arte destinate diciamo più al sacro, veniva allestita contemporaneamente una mostra sulle tradizioni popolari. Nell'editoria l'anteprima si arricchisce della scheda sul santo patrono di Potenza, San Gerardo, e vede la luce il primo numero della collana Basilicata in Tasca, una collana di guide culturali dell'APT dedicata ai segni dei cavalieri in Basilicata, dove la Basilicata medievale, oltre ad essere descritta quale una terra di monaci e di cavalieri, ripercorrendone le origini degli ordini monastici e cavallereschi, promuove anche l'APT le destinazioni diciamo, in cui ancora si trovano le antiche vestigia dei cavalieri e dei monaci degli antichi ordini cavallereschi. E si tratta appunto sempre di Matera, di Melfi, di Venosa, di Acerenza.
Nel 2009 c'è per noi un appuntamento importante, infatti viene realizzata dalla Regione Basilicata su proposta della PT la statua bronzea di Daphne du Barry della Madonna con Bambino, collocata all'interno del perimetro del Santuario del Pollino a San Severino Lucano. Una statua di particolare bellezza e significato perché sembra che la Madonna dall'Alto Monte voglia offrire il suo figlio alle popolazioni lucane. Nelle pubblicazioni editoriali l'anteprima si arricchisce della scheda dedicata al santo patrono della Basilicata, San Gerardo Maiella, e alle sue celebrazioni, e viene pubblicata una seconda guida turistico-culturale della collana Basilicata in Tasca, Miti e Riti di Basilicata, in cui si approfondisce in particolare la narrazione dei riti arborei, dei riti ancestrali sicuramente di origine pagana, che però adesso sono interamente dedicati ai santi patroni dei paesi che ancora ne conservano la tradizione. Anche sempre nel 2010 è stato editato dalla PT un opuscolo dedicato alla devozione mariana nelle pitture rupestri, nell'ambito del progetto Matera Città Narrata, portato avanti dalla PT insieme al CNR. Finché nel 2011 il presepe della Basilicata arriva al santuario della Madonna di Loreto, un appuntamento, una tappa importante, perché da allora il presepe è diventato il testimonial della Basilicata nell'ambito del sacro. L'anteprima diventa il calendario 2011 perché c'è un diario e un calendario, in quanto la mole dei contenuti si è così arricchita, e viene aggiunta anche la sezione dei presepi artistici lucani. Inoltre viene editata in occasione della Pasqua un opuscolo specificamente riservato alla descrizione delle sacre rappresentazioni nel Vulture Melfese. Ma l'anno simbolo della Basilicata Sacra è sicuramente il 2012, perché oltre ad essere stato proclamato da Papa Benedetto XVI anno della fede, è stato l'anno in cui per la prima volta una regione italiana, la Basilicata, ha offerto il proprio presepe in piazza San Pietro. Presepe che, oltre ad essere stato molto apprezzato anche dal Santo Padre, ha visto l'affluenza di migliaia di visitatori che sono rimasti in coda per ammirarne la bellezza. Accanto al presepe, la PT ha pensato di organizzare insieme alla sovrintendenza la mostra Basilicata Tradizione, Arte e Fede nel braccio Carlo Magno. Una mostra in cui venivano presentate opere d'arte sacra lucane, insieme anche al patrimonio artistico, culturale, rupestre, lucano e alle tradizioni della fede della nostra regione. Naturalmente è stata studiata una campagna di accompagnamento a tutte queste azioni in Piazza San Pietro, e un esempio sono stati anche, oltre all'editoria tradizionale, i retro bus che hanno circolato per Roma proprio per l'allestimento del presepe e della mostra. Le produzioni editoriali del 2012 destinate al sacro sono state appunto Basilicata Terra d'Incanto, un opuscolo studiato appositamente per il presepe in Piazza San Pietro, è distribuito lì nell'ambito della mostra del braccio Carlo Magno, e una nuova pubblicazione della collana Basilicata in Tasca, questa volta Basilicata Sacra, di cui parlerà più ampiamente Enzo Scalcione dopo di me. Nel calendario 2012 viene aggiunta la scheda sul presepe vivente di Matera, un appuntamento che da allora si ripete ogni anno, di grande rilevanza e di grande impatto emotivo. Finché nel 2013 il presepe della Basilicata approda in Finlandia, a Turku ed Helsinki, un presepe che è stato molto apprezzato e che ha visto anche accanto l'organizzazione di una mostra sul sacro Tesori di Basilicata, sempre a Turku. Contemporaneamente in Brasile, a Goiânia, veniva allestito il presepe che l'anno precedente era stato in Piazza San Pietro, e anche lì abbiamo notizie di migliaia di visitatori. A supporto della comunicazione di questi due importantissimi eventi, la PT ha stampato le due pubblicazioni Basilicata Terra d'Incanto e di Sacralità, sia in lingua finlandese che in portoghese, e le ha distribuiti lì a tutti i visitatori del presepe.
Vediamo ad oggi. Oggi il calendario, sia nel 2013 che poi nel 2014, si è arricchito di sempre nuove sezioni, sempre nuove schede, e continueremo ad aggiungere diciamo ancora schede sul sacro. Naturalmente l'ultima aggiunta è stata la scheda sui musei diocesani. Sono in atto campagne di comunicazione che promuovono la Basilicata quale luogo dello spirito. Sì, campagne di comunicazione che sono oltre che sull'editoria tradizionale anche sul web. Attualmente abbiamo in atto una collaborazione con Avvenire, con i Luoghi dell'Infinito, per la promozione dell'itinerario Matera Cappadocia d'Italia, e come diceva Monsignor Andreatta in conferenza stampa, sui bus di Roma adesso c'è il nostro brand che in questi giorni sta circolando per la capitale. Abbiamo visto il video di Rondoni che ha realizzato in collaborazione con la PT Basilicata, e il video di Lorena Bianchetti, perché la PT si è dotata di questi due testimonial per rafforzare la comunicazione dei temi relativi alla Basilicata del Sacro. Questi video sono disponibili sui nostri canali YouTube e anche soprattutto sul sito Basilicata Sacra. Sito che è una partizione del sito basilicataturistica.com in cui sono, diciamo, che aspira a divenire il punto di raccolta di tutto il patrimonio religioso tangibile e intangibile della nostra regione, e che ogni giorno si arricchisce di sempre nuovi contenuti e materiali. Come vedete, anche questo caso dimostra che bisogna molto lavorare per ottenere un qualche risultato. Si parte da molto lontano, non sono costruzioni estemporanee, c'è un lungo lavoro. Devo dire che le ultime cose che avete visto non sarebbero state possibili senza la collaborazione di Opera Romana, e questa volta mi permetterà Monsignor Andreatta di ringraziare una sua collaboratrice che ci ha messo alle costole, Elena Grazzini, senza la quale tutti questi contatti con queste personalità e con il mondo dei media cattolici sarebbe stato impossibile. Andiamo avanti, chiederei appunto chi c'è, credo che su Basilicata Sacra, Enzo Scalcioni ha curato questa nostra pubblicazione, gli chiedo anche a lui con la stessa velocità di raccontarla in breve. Ovviamente abbiamo trascurato qualche informazione che riguarda la promozione che abbiamo dato ai tanti che ci hanno chiesto interventi e aiuti, penso alla pubblicazione che abbiamo fatto con per il santuario di Ripa Candida, penso alle iniziative puntuali che sono state fatte per le feste e tradizioni religiose. Però il sito Basilicata Sacra è un sito a vostro servizio, si candida quindi a raccogliere tutti i vostri contributi, tutte le vostre proposte, e quindi non è pensato solo come uno sforzo che fa un'agenzia di promozione nel dar conto e visibilità a quanto di importante, cioè nel nostro contesto, ma appunto era questa l'occasione per ufficializzare e per dire utilizzatelo, perché ovviamente il canale che noi abbiamo è un canale che ha un suo seguito, ormai abbiamo anche sotto questo profilo abbiamo avuto quest'anno importanti risultati di visibilità, e quindi basilicatasacra.it, che poi fa parte di basilicataturistica.com, è il luogo digitale su cui poter fare assolutamente girare le vostre tutto ciò che riguarda le informazioni, notizie, proposte che possono venire da tutte le realtà locali che hanno appunto cose importanti da raccontare. Prego Enzo. Grazie mille direttore. Io innanzitutto ringrazio gli organizzatori di questo seminario perché, come dire, ci hanno dato l'occasione di tornare a riflettere su una dimensione estremamente interessante del nostro territorio, che è quella del sacro. Non a caso appunto la pubblicazione che io ho avuto la fortuna di poter estendere ha preso la denominazione proprio di Basilicata Sacra, e poi così anche una sorta di sottotitolo, i luoghi dello spirito nella devozione cristiana. È stato in realtà un prodotto editoriale nato da una intuizione del direttore Perri dell'APT in concomitanza con l'anno della fede, e che poi si è sviluppato come una sorta di riflessione dove noi abbiamo pensato di accompagnare il fedele come il viandante. Ecco, quindi qui, come dire, vorrei invitare, in una sorta di invito metaforico naturalmente, a visitare a questo punto la nostra Basilicata ad Ulisse come Abramo, all'uomo dotato di fede e all'uomo dotato di un dono, quello della rivelazione. Del resto, la possibilità di riflettere sul valore, ecco, religioso del manufatto e dell'itinerario ci offre la possibilità ad un tempo di riannodare quel percorso,
quella riflessione sul tempo che sentivo in maniera mirabile espressa dal Monsignor, dall'Arcivescovo Ligorio, come dalle annotazioni magistrali di Andreatta. E dicevo, la dimensione del tempo, questa visione ciclica che attiene appunto alla dimensione profana, e questa visione che aspetta la rivelazione. Il momento artistico può essere un momento ricapitolativo, dove appunto si ha una sintesi e dell'espressione artistica, propriamente umana, e se la si considera nell'atto di fede che l'ha generata, un momento appunto espressione di una sorta di anelito sensut verso il divino. Ecco, Basilicata Sacra non ha assolutamente questa pretesa, è unicamente una pubblicazione a carattere divulgativo, che però ha tentato di accompagnare quanti hanno interesse per il turismo religioso. A questo punto dobbiamo necessariamente prendere a prestito questa declinazione aggettivale del sostantivo, lungo gli itinerari della nostra Basilicata. Una Basilicata che ci disvela itinerari di una bellezza fantastica. Ecco, io magari parlo un po' da, come dire, sono di parte perché l'ho scritta, però gli ultimi riconoscimenti, mi riferisco per esempio a Matera, una volta in più ci ricordano la bellezza di questo patrimonio artistico, patrimonio identitario unico al mondo. La pubblicazione Basilicata Sacra si sviluppa in circa 10 capitoli e, ripeto, accompagna il viandante, il pellegrino, il turista, colui che è l'uomo di fede, l'uomo che semplicemente si accorge dell'esistenza della Basilicata. Questo luogo, diceva Monsignor Ligorio, questo santuario diffuso. E in questo santuario diffuso si possono ripercorrere le tracce del sacro nelle grotte rupestri, questo luogo di incontro fra il monachesimo bizantino, il monachesimo basiliano, il monachesimo occidentale, benedettino, sempre ricordando come c'è una, fra le pubblicazioni della PT ce n'è una che ricorda, che si è occupata della pittura del volto mariano nella pittura parietale rupestre. Ecco, sempre ricordando come in fondo quella mano che ha dipinto era animata da una fede diversa, e in quel gesto, in quell'opera, in ultima analisi, è finito anche un pezzo di quella fede. E poi abbiamo attraversato i luoghi dei grandi pellegrinaggi mariani della Basilicata. Abbiamo ricordato la vita piena di devozione, piena di santità, dei santi taumaturgici, i riti della passione, del vulture. È ancora una rappresentazione che nella nostra città si tiene oramai come calendario abituale, quello di Mater Sacra. Poi festività religiose antichissime, quelle dei riti arborei che ci accompagnano dal maggio lungo tutti i nostri territori. Poi presepi artistici lucani, poi ancora i monaci e i cavalieri, perché non dimentichiamoci che questo nostro territorio è stato testimone anche di questa Milizia Christi, questo esercito della fede che ha attraversato in tempi remotissimi il nostro territorio. È impossibile dilungarsi in maniera specifica per ogni, come dire, rimando del testo, però ciascuno ne ha una copia, quindi se vorrà potrà, come dire, leggerlo, potrà, come dire, approfondire questi temi. In ultima analisi, questo testo, come dire, non avendo alcuna pretesa esaustiva, ha tentato di accompagnare il turista lungo i nostri luoghi. E a questo punto vorrei soltanto ricordare un'ultima cosa, un'ultima frase di Sant'Agostino, che ci ricordava come il mondo è un libro e quelli che non viaggiano ne leggono soltanto una parte. Ecco, Basilicata Sacra può essere immaginato come una sorta di manuale, di utile strumento per percorrere questa nostra Basilicata lungo un viaggio in cui si è chiesto di portare unicamente il cuore. Grazie a tutti. Bene, questo era per darvi un po' il senso di questo lavoro. Peraltro voglio ricordare una cosa che nella illustrazione andava rimarcata, che chiaramente nella storia religiosa di Basilicata noi abbiamo due punti di riferimento molto importanti, che sono il santuario della Madonna di Viggiano, che è la regina della Basilicata, dove c'è una basilica pontificia, e il santo patrono della Basilicata, che è San Gerardo Maiella. E la regione 3 anni fa ha dato vita anche a un comitato per le celebrazioni. Sapete che appunto anche il riconoscimento del santo patrono è un po' come per il santo patrono d'Italia, cioè ha una sua articolazione giuridica, per cui
molto importante. Tutti sanno quanto sia un santo, una devozione mondiale, quella di San Gerardo Majella, per cui è chiaro che i luoghi natali di questo santo, di cui parlerà tra breve Nino Schiavone, che ha realizzato insieme con Raffaello De Ruggeri un approfondimento sui giganti della fede in Basilicata, propongono degli spunti importanti, perché una delle domande è proprio questa: perché noi non riusciamo, ad esempio, nonostante ci sia la casa natale di San Gerardo, il percorso devozionale che lui ha fatto, insomma, poi sentirete più nel dettaglio quanto della vita di San Gerardo ci sia a Muro Lucano in Basilicata, eppure è fuori, diciamo, dai grandi pellegrinaggi che pure riguardano migliaia e migliaia di persone, centinaia di migliaia, giustamente vengo corretto. E da ultimo volevo dire che qui non è stata raccontata, perché lo vedremo stasera in un filmato, poi c'è anche il sindaco che ringrazio di Sant'Arcangelo, l'altra iniziativa molto importante. A Sant'Arcangelo abbiamo realizzato con il comune, appunto con il comune, questo allestimento, questo museo scenografico sull'avventura umana e spirituale dei monaci in Occidente. Ed è un bellissimo percorso che inaugureremo, poi il sindaco mi dirà quando, il 20 dicembre, che inaugureremo il 20 dicembre, che penso sia una delle cose importanti fatte nell'Italia del Sud, perché è uno sforzo straordinario che la Regione Basilicata ha fatto, assecondando un disegno che abbiamo costruito come APT, che è appunto quello di tentare, come è stato fatto per la cripta del peccato originale qui a Matera, delle modalità di mediazione culturale e di aiuto a coloro che visitano questi luoghi, partendo dal presupposto che c'è ormai una larga fascia della popolazione che non è più cristiana o che non conosce i fondamenti del cristianesimo e che quindi deve ritrovare il motivo, il senso e il significato del perché c'era quell'abbazia, chi l'abitava, chi sono questi monaci, che caratteristiche hanno, perché ormai spesso anche le nuove generazioni questa rottura, ahimè, si avverte anche in contesti come il nostro, ma soprattutto anche per quanti ne sanno, arricchire la loro consapevolezza di qual è appunto l'avventura spirituale, qual è l'umanità che ha fatto quel tipo di scelta di vita e che cosa c'è di arte, di storia, di cultura, di tradizione, e questo allestimento è realizzato. Quindi, come vedete, un grande disegno che poi si avvale però di un'opera corale straordinaria che sono i tanti tasselli che ciascuno di voi ha messo in piedi. E allora affrontiamo nuovamente questi tasselli, se andiamo da Angela il nostro ordine dei lavori, così da poter procedere velocemente. Sì, cediamo a questo punto la parola a Pino Bruno, presidente della Città Essenziale, che insieme alla PT ha reso possibile l'organizzazione di questo seminario. Prego. Allora, io anzitutto un saluto particolare a Monsignor Andreatta, al nostro vescovo Monsignor Ligorio, Angelo Tortorelli, un ringraziamento particolare alla PT nella persona di Gian Piero Perri. Faccio alcune considerazioni, alcune riflessioni, anche perché gli stimoli sono diversi e tanti, e quindi cercherò di focalizzare un po' l'attenzione su quello e su come nasce la collaborazione con la Città Essenziale e la PT sulla tematica del turismo religioso, sulla possibilità e l'opportunità di accogliere i pellegrini in Basilicata. Allora, la Città Essenziale è un consorzio di cooperative sociali, quindi fa quello che noi solitamente siamo immaginati a pensare rispetto al radicamento del nostro territorio, alla valorizzazione delle persone. Solitamente si immagina una cooperativa sociale come quel soggetto giuridico che opera verso le comunità, verso le persone più bisognose, ma di fatto a fare questo lo fa attraverso due principi fondamentali che sono per noi i principi guida e sono per noi la mission del consorzio: la sussidiarietà, la solidarietà. Lo facciamo attraverso un'attenzione con un principio per noi fermo, sacrosanto, che è nel riconoscimento del valore della dottrina sociale della Chiesa, nella quale noi ci riconosciamo e che per noi diventa la strada principe che consente a noi di sviluppare tutte le nostre attività. La Città Essenziale, grazie alle sue cooperative, è presente in tutti i comuni della Basilicata, ma c'è un elemento fondamentale. Negli ultimi anni abbiamo cominciato a sposare un principio differente rispetto all'approccio, quindi nella valorizzazione dei luoghi, nella valorizzazione delle persone, partendo da quello che la nostra Basilicata ha a disposizione, partendo dal fatto che le opportunità ve ne sono diverse, ma vanno anche strutturate, vanno anche esplose con professionalità, con competenza, con formazione.
Questo è quello che noi facciamo da diverso tempo, grazie anche, devo dire, ad un percorso per noi fondamentale e importante, nel quale abbiamo costruito diverse opportunità e abbiamo potuto accompagnare dei giovani, che è il progetto Policoro. Noi con il progetto Policoro abbiamo avuto l'opportunità, sia attraverso un percorso di evangelizzazione, ma anche di sviluppo e di accompagnamento dei giovani, a poter accogliere delle opportunità e a poter gestire dei luoghi, come nel caso specifico della diocesi di Matera, delle chiese rupestri, ad esempio, che sono gestite da una nostra cooperativa sociale. Questo per noi diventa un momento fondamentale, non solo per poter accogliere il pellegrino nella visita non materiale di quel luogo, non materiale di quei luoghi, ma è una visita spirituale e quindi dell'immateriale, ma soprattutto un'opportunità, consentitemi di approcciare anche un aspetto concreto, pragmatico, di sviluppo per la nostra Basilicata, per i giovani che si sono costituiti in cooperativa, che hanno investito nella propria formazione e che consentono ovviamente con professionalità di accogliere i nostri pellegrini. Questo è uno degli esempi, ma ovviamente non può essere l'unico. E nell'incrocio con l'opportunità che l'APT e col grande lavoro che l'APT sta facendo in questi anni, devo dire che le opportunità vanno colte tutte. Noi cerchiamo di cogliere queste opportunità e di metterci a disposizione, perché queste opportunità possono essere moltiplicate. Nel moltiplicare le opportunità dobbiamo consentire ovviamente di valorizzare i luoghi e creare le opportunità perché i pellegrini possano comprendere ciò che stanno visitando, possono comprendere l'ordine religioso di quel luogo, possono comprendere la spiritualità di quel luogo. Per fare questo dobbiamo valorizzare i nostri giovani, dobbiamo valorizzare i nostri luoghi, lo dobbiamo fare insieme, dobbiamo consentire che i luoghi possano essere visitati, dobbiamo consentire ovviamente che questo possa creare una microeconomia locale. Questo lo potremo fare solo se insieme costruiamo per questo percorso. Poi consentitemi un pensiero, una riflessione anche legata al grande successo di Matera 2019. Diceva benissimo Monsignor Andreatta, la nostra Basilicata è una regione ad ospitalità diffusa. Noi quello che facciamo è questo. Noi non possiamo immaginare di snaturare la nostra identità rispetto al risultato raggiunto. Noi abbiamo un'identità che va preservata, ma va valorizzata. Per fare questo non possiamo immaginare, e ne avremo diverse, ovviamente da qui agli anni che ci accompagneranno, al 2019, consentitemi la franchezza, di avventori. Noi dobbiamo valorizzare le potenzialità locali che abbiamo, creando l'opportunità ovviamente di sviluppo per i nostri giovani. In questo l'Opera Romana Pellegrinaggi, io devo qui fare un inciso importantissimo, consente a noi di valorizzare i nostri luoghi attraverso quelli che sono i percorsi per i pellegrini, ma soprattutto di creare un'opportunità anche di sviluppo economico per i nostri giovani, perché se è vero come è vero che abbiamo una problematicità legata all'occupazione, noi dobbiamo poter cogliere nel senso, nella sua essenza più pura, quelle che sono le opportunità economiche, perché la finanza, il business, come qualcuno lo dice, non va inteso in sensi o esclusivamente demonizzato, dipende da come lo si fa. Quando la città essenziale approccia delle attività che sono puramente profit, quando noi realizziamo attività legate all'energia, alle energie rinnovabili, quando lo facciamo con la valorizzazione enogastronomica, per noi sono uno strumento. Noi facciamo quell'attività non perché è commerciale, perché quelle risorse economiche vengono restituite al territorio e lo facciamo restituendo quelle risorse economiche alle nostre popolazioni, alle nostre comunità che hanno bisogno di assistenza. Allora dov'è il punto? Quello di saper coniugare bene il profit con il no profit, il giusto equilibrio di una cooperativa sociale. Coniugare la solidarietà con l'efficienza economica, di fatto siamo imprese, ma è il modo col quale lo facciamo. Noi cerchiamo di farlo al meglio, speriamo di poter essere utili in questo percorso, speriamo di poter dare un buon contributo a che ovviamente la nostra regione, l'APT, l'Opera Romana Pellegrinaggi, possa avere un buon compagno di viaggio. Grazie. Questo intervento permette di precisare un primo punto, un primo risultato che ci attendiamo da questo seminario. Noi come agenzia di promozione abbiamo accolto il protagonismo del consorzio Città Essenziale perché è stato il primo soggetto che si è fatto avanti per dire noi intendiamo fare rete con tutti coloro che si occupano di questo ambito e tentare di costruire una rete di rapporti per aiutare chi vuol fare impresa
e dire come si fa impresa per sostenere processi formativi e così via. Ovviamente c'è anche una domanda per Monsignor Andreatta, che però la mettiamo nel cassetto, perché ovviamente insomma, si sta assumendo qualche responsabilità. Noi ci proviamo, insomma, siamo molto generosi, facciamo anche molte richieste, perché chiaramente nel cammino di formazione vorremmo anche avere l'opportunità che qualcuno dei lucani possa fare qualche esperienza con Opera Romana Pellegrinaggi, e quindi in qualche modo avere anche qualche momento formativo ulteriore. Ovviamente già abbiamo preso a volo l'opportunità di febbraio, perché ci ha detto che la formazione è aperta a tutti, quindi molti di noi sicuramente ci saranno, io ci sarò, e verremo a imparare anche in quell'occasione. Però chiaramente c'è un percorso formativo da fare, credo, quindi tra le cose da concrete da portare a casa questa sera, innanzitutto una identificazione di soggetti che si candidano a sviluppare questo lavoro per generare delle opportunità e delle prospettive. Adesso andiamo avanti con la conoscenza delle esperienze che ci sono in Basilicata, e man mano che appunto affronteremo i vari temi aggiungeremo qualche elemento. Prego. Sì, a questo punto cediamo la parola al dottor Gaetano Schiavone, che è stato tra i protagonisti di un lavoro di ricerca che ha portato a frutto il progetto I Giganti della Fede, un risultato prezioso che mette in evidenza l'esistenza di due figure di santi in grado di nobilitare il turismo religioso attraverso la forma del pellegrinaggio, San Gerardo Maiella e San Giovanni da Matera. Il muro lucano che detiene la gran parte, diciamo, di quello che è il capitale immateriale che riguarda la figura di San Gerardo Maiella, poi come mai non riesce a essere inserito in una poca conoscenza, scarsa conoscenza, e probabilmente poco patrimonio immateriale costruito intorno alla figura di San Gerardo Maiella. Diceva anche Gian Piero che le cose non nascono da niente, ma ci vogliono anni per fare, e in questo ci hanno pensato Don Giustino D'Addezio e Gerardo Napodano, attraverso l'associazione San Gerardo Maiella, prima a promuovere la ricostruzione dei luoghi, il recupero dei luoghi gerardini, che sono tanti a Muro Lucano, e poi hanno cominciato a costruire intorno anche il capitale immateriale necessario per promuovere. Tutto nasce poi, l'attività che abbiamo svolto, da un accordo di co-marketing tra l'Associazione San Gerardo Maiella, la Fondazione Zetema e l'Associazione Zetema e l'APT, ovviamente, all'interno di un progetto cofinanziato dalla Fondazione Con il Sud, che appunto si chiamava il Polo Lucano dell'Accoglienza, della Cultura e del Turismo Sociale, che raggruppava e che raggruppa ben 32 soggetti, associazioni locali, enti ecclesiastici, istituzioni pubbliche. Il soggetto responsabile è appunto l'Associazione Molese di Volontariato San Gerardo Maiella, il soggetto tutor è la Fondazione Zetema di Matera. Insomma, intorno alla figura di San Gerardo, appunto quello che dicevo prima, abbiamo tentato di costruire un percorso che riguardasse un'azione di sviluppo che riguardasse sia il sociale, sia il turismo sociale, il turismo religioso, con una serie di iniziative. Qua ne ho evidenziate soltanto alcune, ma potete vedere quelle evidenziate in giallo, appunto, sono attività che sono state promosse proprio per creare, per richiamare l'attenzione su questo patrimonio recuperato, quindi la Notte della Luce, il Festival delle Mamme e dei Bambini, Nazionale delle Mamme e dei Bambini, per ricordare appunto la figura di San Gerardo, patrono delle mamme gestanti e dei bambini. E tante altre iniziative che attengono anche al messaggio sociale di San Gerardo Maiella. Nasce quindi questa volontà di approfondire un attimo sulle orme di San Gerardo Maiella, in generale cercare di capire un attimo, mettere in evidenza questa figura. E emergono, io cerco di tagliare perché non voglio tediare, emergono da questo studio alcuni fatti. La Basilicata è terra capace di stupire, dove le voci della natura hanno accento di Dio.
Questa è una frase di Sisinni che è molto molto bella e che per me esprime tutta la forza della Basilicata a riguardo. Proprio sono luoghi che ispirano alla santità, la sacralità dei luoghi lucani incontaminati, dove era possibile ritrovare l'autenticità e la costanza in un rapporto con Dio. In questo contesto la presenza del gigante della fede. La dottoressa già ha detto che abbiamo centrato la nostra attenzione intorno a due figure fondamentali, quelle di San Gerardo Majella e quelle di San Giovanni da Matera. Non per escludere gli altri, l'esercito di santi, di santità lucane, ma semplicemente per il fatto che intorno sono gli unici due santi di cui noi conserviamo ancora testimonianze materiali, luoghi a cui fare riferimento. Benché San Gerardo per i motivi che abbiamo detto prima, San Giovanni da Matera, per altri un poco dimenticato da Matera stesso, un po' quello che è accaduto anche a San Gerardo Majella, veniva fuori appunto, c'è una da una parte Muro Lucano, da un'altra parte Matera, capite benissimo perché io insistevo sul fatto prima che sono i luoghi, questi luoghi che ispirano proprio santità, sacralità. Vedete il paesaggio rude, aspro di Muro Lucano è accoppiato poi col rupestre che diventa città Matera. Accanto a questi poi c'è un esercito di beati e di venerabili che sono elencati. Per ciascuno di questi, vedete che sono sottolineati, noi abbiamo avuto una grande difficoltà che dovevamo mettere insieme testi, video, immagini, e la cosa era un attimo difficile, per cui abbiamo fatto una specie di prodotto multimediale da cui a ognuno di quelli poi c'è un rimando a un file che è un approfondimento del santo e degli altri aspetti che vedremo dopo. Dicevo appunto un esercito di santi, di beati, di venerabili, con età mistiche espresse da un territorio. Giganti, modelli mai sorpassati né sorpassabili, dotati di giovinezza eterna. Bene, intorno a San Gerardo non vi nascondo che ho avuto grandi difficoltà, sapevo che non era facile, ho cominciato a consultare tutto ciò che c'era da consultare, però prevalentemente i testi erano scritti da religiosi, da redentoristi. E allora abbiamo cominciato a capire, a cercare di, da laico, vedere altri punti di vista, vedere San Gerardo da un punto di vista più laico. Ci siamo resi conto, purtroppo, che nella marea di saggi, di scritti, di monografie, alla fine ogni volta che si cercava di stringere, per cercare di fare una sintesi della figura di San Gerardo, il panorama si apriva, si allargava sempre di più, era impossibile, non riusciva, alla fine ho dovuto dire vabbè, mettiamo un punto fermo altrimenti non ne usciamo. In tutto quanto questo io sono partito, dopo aver consultato tutto, da due contributi fondamentali. Uno che è quello appunto che dicevo di Monsignor Giustino D'Addezio, che ha dato due fondamentali contributi intorno alla figura di San Gerardo Majella e che è stato un pochettino quello che mi ha avvicinato al popolo e alla conoscenza dei fedeli del santo. Due pubblicazioni, l'itinerario pedagogico spirituale e l'altro Santo Giovane dei Giovani. In tutti e due fa esattamente Monsignor Andreatta quello che è in cammino con San Gerardo Majella, l'espressione proprio, l'identificazione del pellegrinaggio. E ho utilizzato questi due perché il secondo testo di Don Giustino, sotto certi aspetti è addirittura geniale,
oltre che essere estremamente moderno, usa un linguaggio molto moderno, e si inventa addirittura, Don Giustino, le email dal Ciro di San Gerardo il Colevo, fa parlare i nostri giovani con San Gerardo. E poi Monsignor Pasquale Mocerino, il direttore del santuario di Pompei, che è stato il primo invece che ha dato un altro taglio, un'altra visione, molto fondata sulle immagini, sulla rappresentazione, sulle figure. E vedete, per esempio, uno dei simbolismi adottati che io ho riportato, San Gerardo, nel periodo giovanile un iceberg, e in quei pochi anni di vita religiosa che diventa una montagna, un'esplosione letterale in 5 anni di Gerardo. Vi ho detto che c'era una difficoltà enorme, ho avuto una difficoltà enorme a raggruppare in poche slide il lavoro, ma su ognuno di questi che voi vedete, la vita di San Gerardo praticamente è un testo, un ulteriore testo, all'interno dei quali ci sono ulteriori link dove si rimandano ai testi consultati, ai video, alle immagini che riguardano la vita di San Gerardo Majella. E ho tentato di farlo per schede in modo da essere più leggibili. Poi ci stanno i paesi, due, San Gerardo nel mondo, ovunque. Dicevano prima, San Gerardo è famosissimo, è conosciutissimo e veneratissimo in tutto il mondo, molto più direi che in Basilicata. Veramente più si va avanti e più si va alla ricerca, si scopre quanto sia conosciuto e venerato nel mondo questo santo. La verità è che l'hanno portato, San Gerardo è stato portato dai nostri emigranti, ovunque siano arrivati, ma soprattutto dai padri redentoristi, che ovunque sono arrivati hanno portato San Gerardo. Troviamo nel mondo, al di là di ogni previsione, ovunque parrocchie, chiese, piccole cappelle, addirittura villaggi, addirittura città che portano il nome di San Gerardo, di San Gerardo Majella. Poi abbiamo focalizzato l'attenzione sui luoghi gerardini, cioè su quei paesi che prevalentemente interessano la Basilicata, la Campania e la Puglia, dove ci sono ancora, teniamo, un patrimonio materiale in parte già valorizzato, ampiamente valorizzato, e in parte anche ora da valorizzare, ma sono luoghi dove concretamente è possibile già compiere dei pellegrinaggi, andare in pellegrinaggio, perché là tocchiamo oggetti, cose di San Gerardo, che riguardano la vita di San Gerardo. Poi ovviamente c'è per Muro Lucano, vi ho detto che c'è il grosso del capitale materiale che riguarda San Gerardo, abbiamo rubato anche un pochettino del lavoro fatto a suo tempo dall'Associazione San Gerardo Majella da Gennaro Napolitano, dove teniamo proprio già costruiti i percorsi gerardini. Tutto questo Gian Piero però non si poteva fare, tu lo ricordi benissimo, prima non si poteva fare, perché il guaio più grosso che si può commettere, il danno maggiore che si può commettere è quello di far venire persone e poi non avere, partire dal, se ricordi, dal 2001, e in verità quando partirono con i PIT, tutta l'azione di valorizzazione, il percorso Gerardini, il tratto rurale, il tratto... la chiesa della Santissima Trinità, il battistero, la casa di San Gerardo, ma in verità era partita ancora da prima ed erano proposte che venivano appunto dalle autorità ecclesiastici locali. Pregherei, scusi, ed ecco, il dottor Schiavone no, di chiudo. Va bene, in tutto questo ci sta, ripeto, tutti i riferimenti. Là vedete tutti quanti i luoghi, i paesi gerardini, sono ben 36 i paesi gerardini dove San Gerardo è stato e ha compiuto la propria missione, dove è particolarmente forte il culto di San Gerardo. Questi sono i luoghi maggiormente suscettibili di pellegrinaggio, e qui ogni puntino di quello che vedete sono tutti luoghi dove è presente San Gerardo,
giusto per capirci, questo è semplicemente assurdo. La diffusione nel mondo, vedete? Più veloce di questo non riesco a farlo, non esprimerei il concetto. Vabbè, qua poi ho raccolto tutto l'iconografia, a partire dai canti popolari, che sono bellissimi, Monsignor. Tutti i video che riguardano San Gerardo, che sono stati realizzati, video sulla vita di San Gerardo in tutte le lingue, inglese, francese, spagnolo, portoghese. La cosa bellissima, e chiudo, mi fermo qua, non vado avanti, e quel fare la stessa preghiera in tutto il mondo. La cosa che più mi ha commosso nella mia ricerca è andare a vedere una serie di video dove si canta lo stesso canto, lo stesso inno di San Gerardo in tutto il mondo, a partendo da Muro Lucano, Mater Domini, nelle Americhe del Sud, nell'America del Nord, dappertutto lo stesso canto, ed è una cosa veramente commovente. Grazie. Peraltro lo ringrazio due volte perché Nino, che è un laico, nel senso direi anche politico con cui si intende oggi, non so se si considera Ulisse, ma bravo, perché in effetti devo dire che avergli dato questo oggetto da studiare, che è stato San Gerardo Magnella, evidentemente fa un cammino tutto suo personale per l'entusiasmo con cui ne ha parlato. È rimasto invece un po' in ombra, però lo dico a Monsignor Ligorio, ma in realtà gli trasferirò tutto il materiale. La straordinaria ricerca fatta su San Giovanni da Matera, che è veramente un paradosso, perché appunto non è che noi abbiamo tantissimi santi, e il fatto di avere San Giovanni da Matera, di cui purtroppo la casa dove è nato è oggi un bazar, per cui si è persa che nei sassi, è una storia molto interessante, perché anche lì, poiché è legato a tutta questa vicenda del rupestre e così via, probabilmente uno delle storie da recuperare, da riscoprire, ma comunque faremo avere anche questo materiale. Andiamo avanti con le testimonianze, prego. Sì, cediamo adesso la parola al dottor Gianluca Paternoster, che oggi rappresenta un altro aspetto importante sacro della Basilicata, quello delle sacre rappresentazioni, in particolare del Vulture Melfese. Ci illustrerà il percorso fino ad oggi portato avanti dalla realtà legata alla sacra rappresentazione di Barile. Grazie, buonasera a tutti e grazie per questa opportunità. La Via Crucis di Barile è una sacra rappresentazione che noi nel Vulture, come tante altre realtà locali, mettiamo in scena dal 1600. È un messaggio molto semplice, molto autentico di fede, di tradizione, ma soprattutto di pietà popolare, che Paolo VI aveva stigmatizzato molto bene come un messaggio autentico di colloquio con la gente. Quello che noi facciamo il giorno del Venerdì Santo è far vedere probabilmente a una fetta di popolazione che mai si avvicinerebbe, forse, che cosa è successo a Gesù Cristo durante la sua passione. Questo noi lo facciamo con un profondo senso di rispetto del Vangelo, lo facciamo però mischiandolo alle nostre tradizioni popolari e lo facciamo anche con una forte tradizione locale. Questi valori noi li abbiamo condivisi a livello nazionale, ma soprattutto a livello europeo, in un'associazione che si chiama Europassion, che raggruppa oggi 90 località in tutta Europa, dove si rappresenta la passione di Cristo. Noi per esempio abbiamo grandi difficoltà di comunicazione con la lingua quando ci incontriamo, perché parliamo tante lingue diverse, ma mi creda, ci capiamo sempre alla perfezione, perché abbiamo in comune il messaggio di fede. Quello che noi vogliamo trasmettere è la stessa cosa. Questo ci ha portato a rivedere profondamente anche quegli aspetti di paganesimo che spesso erano legati alle nostre rappresentazioni. E lo abbiamo fatto partecipando ai Teatri del Sacro, del progetto culturale della CEI, lo abbiamo fatto con un incontro illuminato con il Cardinale Ravasi, con il quale abbiamo, attraverso il Pontificio Consiglio della Cultura, intavolato una discussione e un protocollo. Questa esperienza culturale adesso la stiamo portando all'attenzione UNESCO e a marzo del 2015 noi ci auguriamo di presentare il nostro dossier di candidatura come buona pratica di salvaguardia del patrimonio immateriale. Questo lo abbiamo potuto fare grazie al contributo della gente, del popolo, che partecipa sempre con tanta passione in questo giorno dell'anno alla nostra rappresentazione.
Con questo vi ringrazio e ho concluso la mia presentazione. Sì, ovviamente oltre che Barile c'è Atella, ci sono anche altri luoghi dove si svolgono queste sacre rappresentazioni. Vorrei ricordare, poi sicuramente più tardi avremo l'opportunità, che le Proloco fanno moltissimo in questa direzione, e su questo poi torneremo, che il contributo che viene dato proprio per tutte queste rappresentazioni, sia della Passione ma anche del Natale. Qui non voglio aprire una polemica su Matera, perché il tema del presepe vivente, ma insomma è una delle tante azioni di animazione che hanno a che fare con questo volontariato e con questa capacità di auto-organizzazione sociale, ovviamente oltre che di sostegno del mondo ecclesiale. Proseguiamo con le esperienze. Sì, inviterei ad accomodarsi Liberato Canadà, responsabile del turismo religioso della città essenziale, e con lui entriamo nel campo della cooperazione sociale e dello sviluppo locale. E mi tocca sottolineare alcune domande che credo che nella sala serpeggiano, che è quella di come delle idee, delle realtà immateriali o materiali diventano, come dire, attrattive, diventano oggetto di impresa. La domanda che si fa l'imprenditore è come poter realizzare un'idea e come poterla, come dire, concretamente, e poi far sì che quell'idea si trasforma, si assembla e diventa, come dire, qualcosa che uno può fruire, può, come dire, può, tra virgolette, come dire, può vedere nella sua realizzazione, può poterne fruire la sua concretezza. Una premessa, come dire, quando trattiamo di queste cose, al di là dello stupore delle scene, delle evidenze che abbiamo avuto, io vi invito a fare la riflessione anche rispetto a come si usano saggiamente dei beni terreni nella continua ricerca dei beni eterni. Cioè, qui c'è una trasmissione, c'è un qualcosa che qualcuno ci ha consegnato, ci passa, e che noi abbiamo il compito e la responsabilità di riconsegnare, probabilmente meglio di come li abbiamo trovati, o addirittura, a voi lascio poi anche, come dire, un'eventuale valutazione forse di indifferenza o di abbandono. Questo è importante capirlo, perché se il territorio diventa, come si diceva, il luogo dell'anima, la cooperazione concretamente, attraverso la sua esperienza, come si diceva, di cooperazione sociale, di attenzione alle persone, tenta di creare iniziative di cerniera, di filiere, cioè tela, cioè delle tele che sono ancorate nello sviluppo locale. Perché si diceva, dove c'è un territorio che, come dire, diventa generativo, diventa, come dire, concreto rispetto a un'esperienza che attenzione il senso e la ricerca del senso, qui la domanda dell'uomo dov'è che trova la sua origine, il suo compimento, c'è chi ha reso evidente questa sua esperienza attraverso le opere, e tra chi, come dire, come me o come tanti di voi, cercano quel paradiso perduto nel tentativo di ritrovarlo, e tra quanti invece si sono rassegnati a guardarlo come un qualcosa perso e non più raggiungibile. Questo credo che sia molto importante, perché lo sviluppo locale crea concretamente, la cooperazione sociale crea concretamente quel famoso capitale sociale di tipo positivo, cioè di tipo che sa distinguere quello che appartiene anche a un territorio come il nostro, come anche altri territori che ben conoscete, la differenza tra il femminismo amorale e il femminismo morale, tra il lavoro legale e il lavoro illegale, cioè tra quelle forme di dinamiche che spesso poi vedono la distorsione di alcune esperienze che poi non si riconducono allo spirito originario, cioè alla coerenza. Ecco, questo è molto importante sottolinearlo in questa sala stasera, perché altrimenti, quando parliamo poi di sviluppo locale, non andiamo a riconoscere fino in fondo le esperienze già che esistono, che possono essere, come dire elevate, in che maniera? Ecco, qui è un punto che dovrebbe qualificare anche il dibattito, alla selezione, alla ricerca di competenze esistenti però che si rendono visibili, alla evoluzione di queste competenze, va per tutte le attività che ci possono essere intorno a un'idea del genere, ai servizi, diciamo, dell'accoglienza, a come dire viene accolto una persona, un turista o un pellegrino. Ecco, qui è un punto di domanda, perché, come dire, stasera qui in sala c'è un'amica presente che con un gruppo di animatori va nelle chiese rupestri ad animare un momento di preghiera nelle chiese rupestri. Ecco, questo per lo era, diciamo, dei nostri antenati qualcosa di normale, però per noi oggi non lo è,
perché viviamo anche la nostra esperienza di fede probabilmente esclusivamente andando nei luoghi riconosciuti. Anche qui apre una discussione come l'ordinamento permette di poter fare queste esperienze anche a un pellegrino che poi chiede di celebrare il suo momento, come dire, di preghiera in questi luoghi, in questi ambienti. Ecco, qui è il punto, come dire, che fa a noi chi è fare delle domande molto concrete. Come può il numero delle persone, io quando ho visto la presenza di San Gerardo nel mondo, mi domando il pensiero, diciamo, gerardino così globale, come noi possiamo diventare attrattori, quindi diventare persone, soggetti capaci di poter attrarre presenze che sono, come dire, legate alla domanda di fondo, che la domanda di senso, alla domanda di cammino. E qui il consorzio ha tutte le sue caratteristiche, tutte le sue esperienze per poter dare struttura, come si dice tecnicamente, a un percorso. Cioè si tratta di ragionare e di lavorare con un qualcosa che dovrebbe anche sul piano culturale farci cambiare. L'idea del consorzio, l'idea delle nostre esperienze di impresa è lavorare per obiettivi, non per attività. È un limite che noi abbiamo. Noi spesso riconosciamo che il nostro lavoro è la singola attività. Invece un imprenditore che si differenzia lavora per obiettivi, fa analisi di contesto, individua probabilmente la domanda e il senso di alcune cose, cerca di assemblarla, cioè di contestualizzarla con altri soggetti. E qui viene fuori il discorso della partecipazione, della progettazione partecipata, della coproduzione, cioè della capacità che più soggetti si mettono insieme perché devono poter concretamente dare sostegno a quell'idea che è. E qui viene la formazione e qui viene la ricerca anche di come una competenza si evolve. Anche qui, dicevamo anche nelle battute iniziali, anche l'idea della disponibilità dell'Istituto di Scienze Religiose a poter, come dire, formare una guida turistica che da un punto di vista, diciamo, culturale può essere una che comunica, come dire, la data storica, e da un punto di vista, diciamo, anche formativo, culturale e teologico può comunicare dietro a quell'arte un messaggio di senso, un messaggio di bellezza, un messaggio. Ecco, anche questo significa qualificare l'azione locale di uno sviluppo, cioè anche in questo significa che fare una guida non è solamente raccontare un periodo storico, ma comunicare anche come in quel tempo si viveva e si viveva anche un'esperienza di fede rispetto ai luoghi sacri. Rispetto ai non luoghi non sacri è la stessa identica cosa, dico, come si è detto anche negli interventi precedenti, guardare la natura, l'ambientazione, i nostri paesaggi interrogano e chiedono risposte. Ecco, io credo che il consorzio che ha sollecitato l'APT da questo punto di vista, come diceva anche il Presidente Bruno, abbia trovato una giusta corrispondenza dove che insieme, rispetto anche alle attese di una comunità che, ripeto, c'è chi si è rassegnato al declino, allo spopolamento, alla povertà, e chi come noi invece ha avuto il coraggio e la scelta di rimanere su questo territorio, di diventare protagonista di azioni concrete con quei giovani che vogliono cambiare, ma cambiando l'approccio, che è quello di lavorare per obiettivi, progettare e codecidere insieme. Grazie. Adesso vi proponiamo un altro video e quindi cederemo la parola al sindaco di Sant'Arcangelo.
raccolgo dall'applauso, insomma, che la clip che abbiamo preparato 15 giorni fa sostanzialmente è una clip che vi è piaciuta. Bene, intanto un ringraziamento, un saluto al tavolo. Monsignor Andreatta, 3 anni fa ci incontrammo alla BIT di Milano, naturalmente insieme a Giampiero Perri, e le facemmo vedere il progetto. Visto il luogo dove ci troviamo e le cose che ci stiamo dicendo, credo sia avvenuto un piccolo miracolo anche questa volta, perché quel progetto è diventato per fortuna realtà. Abbiamo costruito questo museo, che chiamarlo museo è complicato, nel senso che un insieme di cose. Noi vogliamo che chi entra là dentro possa usare i suoi sensi, ecco perché è un museo multiscenografico ma anche multisensoriale. Come avete potuto vedere dalla clip che abbiamo preparato qualche giorno fa, ripeto, ieri per esempio c'è stata la consegna dei lavori, non si è fatto il collaudo perché a piccole cose ancora andavano registrate, ma il 20 di dicembre probabilmente faremo l'inaugurazione e quindi la possibilità di farlo fruire a tutti. Bene, dicevamo che in 3 anni siamo riusciti a realizzare questa opera. Il convento di Santa Maria di Orsoleo è del 1474, è un convento francescano, lì ci sono stati fino a 40 frati contemporaneamente, quindi è un complesso molto grande. Assolve al suo ruolo fino al 1810, quando poi le leggi napoleoniche chiusero completamente questi conventi, poi ci fu la dismissione del patrimonio religioso. Figuratevi che nel 1920-1930 e fino agli anni 70 era un'azienda agricola, l'intero monastero fatto di migliaia di metri quadrati con dei chiostri straordinari, poi chi potrà lo può ammirare, ma insomma la sua presenza è già su internet, basta andare su YouTube o altri siti, o Santa Maria d'Orsoleo, immediatamente si può vedere il contenitore. È un contenitore che noi diciamo, abbiamo recuperato con l'acquisizione da parte della Regione Basilicata nel 1985, un manipolo di ragazzi, tra cui l'ex presidente della Regione Vito De Filippo, che appunto è di quei luoghi di Sant'Arcangelo, insieme al sottoscritto e ad altri ragazzi, in qualche modo facemmo sì che la politica potesse accogliere questo grido d'allarme. Un convento del 1400 affrescato dal Todisco di Abriola, guardate, ci sono degli affreschi straordinari nel braccio di Carlo Magno, insieme alle statue che abbiamo portato e al presepe c'erano gli affreschi, alcuni affreschi che grazie alla sovrintendenza erano stati recuperati, li abbiamo portati in mostra lì. C'è l'unico affresco del Todisco di Abriola firmato, non ha firmato altri affreschi Giovanni Todisco d'Abriola, l'unico si trova lì ed è la Natività. È un convento che dall'85 viene acquisito dalla Regione Basilicata e iniziano dei lavori interminabili di recupero, circa 30 anni di lavoro, quando stancamente il convento, dopo che era stato utilizzato il 7 e l'8 di settembre, si faceva una fiera, in quell'occasione si apriva un po' la cappella. Poi purtroppo negli anni 70 ci fu anche un episodio mortale, un signore insomma era lì, cadde in un dirupo e morì purtroppo. Da allora venne addirittura transennato. Per circa 30 anni si fanno i lavori e stancamente andava verso il nulla. Poi un disposto combinato, come si dice delle volte in gergo giuridico, sono successe delle cose insieme che forse solo così poteva poi arrivare a questo. Io devo dire che in questo disposto combinato c'è Marta Ragozzini, la sovrintendenza, c'è il geniale Giampiero Perri e l'ex presidente della regione Vito De Filippo, che insieme a questo piccolo sindaco, piccolo perché è un piccolo paesino, insomma fisicamente non proprio, insomma questo disposto combinato, soprattutto queste 3 persone che ho citato, a cui va pienamente il mio ringraziamento, riuscirono a trovare un'idea geniale e dire: si può rafforzare la fede attraverso la conoscenza? Quindi il viaggio della fede attraverso anche un viaggio culturale? Noi riteniamo di sì, noi riteniamo che dopo che si è vista questa cosa sicuramente si è un po' diversi. Vedete, noi l'abbiamo già sperimentato, c'è stato qualche settimana fa il Festival della Filosofia.
Sono arrivati circa 1200 ragazzi da tutta Italia, ragazzi che studiano filosofia, dei licei classici e quant'altro. E dopo aver fatto questo percorso, perché ripeto lo stiamo per collaudare, quindi abbiamo voluto capire, mi diceva la collaboratrice di Perri che era presente e ha partecipato alla visita del nostro museo, è rimasta totalmente meravigliata. I ragazzi stessi ci chiedevano quando avverrà l'apertura ufficiale, perché poter far fruire questi beni era una scommessa che noi volevamo fare. I luoghi di sacro sicuramente di per sé, questo è un convento che di per sé si racconta, ma è un convento che voleva raccontare delle chiese rupestre di Matera, voleva raccontare delle Madonne Nere, voleva raccontare delle iconografie del bizantinismo, voleva raccontare i monaci basiliani. Come lo fa? Attraverso gli opuscoli? Lo può fare attraverso un po' di didascalie? Ha deciso di farlo con metodi nuovi e lanciare una sfida anche a chi proprio non si pensa, a quel target che non si immagina che possa essere importante, possono raggiungere anche la fede, perché no, anche qualche vocazione. I giovani, non è facile, vedete, coinvolgere in un progetto sacro, c'è questa idea di immaginare il pullman di non più giovani che arrivano a vedere un luogo sacro dalle nostre parti. No, noi invece volevamo dire perché non i giovani che si avvicinano alla fede attraverso questa piccola cosa, mettendo a disposizione tecnologie che anche a me sembrano molto futuristiche, monaci o frati che appaiono con i laser in 3D e ti raccontano un affresco, perché molti di quegli affreschi, personalmente sono il sindaco di quel comune da 9 anni, non conoscevo bene perché sulla destra di Gesù è seduta una persona piuttosto che un'altra, e con le nuove tecnologie noi stiamo cercando di far capire il perché il Signore è sempre al centro, qual è la figura e l'immagine che si vuole raggiungere, perché si trova lì, perché le altre persone, perché c'è un servo piuttosto che un mendicante alla tavola delle nozze di Cana. E attraverso queste nuove tecnologie noi riusciamo a spiegare, a far capire, a comprendere, anche utilizzando l'ascolto, la visione e il tatto, perché avete visto ci sono molte tecnologie touchscreen che basta toccare, insomma i ragazzi sono anche molto esperti in questo. È una scommessa, naturalmente. Potremo, Giambiero, dire se l'abbiamo vinto o meno fra qualche anno, quando tireremo le somme. In questo disposto combinato arriva un'altra novità. Chi lo porta avanti? Come lo si fa? Io vi devo dire la verità, insomma, mi ero immerso nel pensiero e soprattutto nell'idea di poterlo completare e non mi ero reso conto che per poter far fruire questo bene poi ci vuole l'esperto, qualcuno che possa far fruire in senso compiuto, perché altrimenti diventa un viaggio dove uno si perde. Ecco perché la collaborazione con Città Essenziale diventa determinante, diventa un momento di riferimento. Noi ci affideremo a loro, alla loro esperienza, affinché possano incubare, diciamo, i ragionamenti, incubare anche imprese, ragazzi, coinvolgere ragazzi del posto e far nascere diciamo nuove imprese che lanciano la sfida, appunto, soprattutto al far rimanere i giovani dalle nostre parti. Io mi fermerei qua, il video l'avete visto, vi aspettiamo a Sant'Arcangelo. Grazie e buonasera. Inviterei adesso Don Franco La Viola per il progetto Basilicata Cinema, e chiederei a Don Franco e anche ai successivi interventi di attenersi ai tempi per riuscire a completare. C'era quel predicatore che incominciò dicendo sarò breve, incominciò dalla Genesi e non finiva più. Allora, per non cascarci pure io, me le sono scritte le cose e spero. Anzi, mi sa che ho sbagliato Ulisse, Monsignor Andreatta. Io ho inteso l'Ulisse dantesco. La vita dell'uomo è dominata da un lasciare per andare, lasciare per conoscere Dio.
Tutto il tentativo di questa forza operosa che ci affatica di moto in moto è la conoscenza di Dio. Infatti, il movimento dei popoli può essere preso come la sintesi di tutto l'immenso sforzo di ricerca dell'uomo. L'espressione che ritengo più potente di questo lasciare per andare è proprio il mito dell'Ulisse dantesco. Uomo dalla curiosità irrefrenabile, non vuole fermarsi nel Mediterraneo perché cerca l'oceano del significato. Allora tutto l'andare umano potrebbe essere religioso, anche se non ancora cristiano. Con Abramo però ciò per cui l'uomo va incomincia a farsi vedere, così lasciare per andare incomincia ad essere cristiano, grazie all'incontro con la fede, come poc'anzi ha detto Monsignor Andreatta. Miguel Magnara è un'opera registrata dai nostri ragazzi del Lucania Film Academy, realizzato in un cortometraggio. Il protagonista è un playboy che cambia vita, lascia la vita tumultuosa e orribile per andare verso una nuova vita, avendo visto Dio sul volto di una ragazza. I ragazzi dell'Accademia lasciano un certo modo di vedere le cose e imparano a vedere in un altro modo. Ecco cosa ha raccontato uno di loro. Con il corso dell'Academy ho imparato veramente cosa significa fare cinema. Fare cinema vuol dire essere concreti, nel senso che non puoi raccontare nulla a chi ti guarda se non sei vero, se non sei vero tu. L'Accademia si propone, grazie soprattutto all'intuizione del dottor Perry, come un hub di scambi culturali, scuola di cinema, forum di discussione, studi artistici e storici, per favorire la conoscenza e la fruibilità della peculiarità della nostra regione. E adesso con un piccolo video diamo un saggio di quanto ho detto poc'anzi. È un video di spezzoni realizzato totalmente dai ragazzi. I ragazzi stessi hanno fatto da registi, da attori, da produttori, eccetera. Buona visione. Capito, l'applauso è perché sono stato corto, è vero. Il pentimento del cuore non è nulla se non risale fino ai denti e bagna d'amarezza le labbra. Non ho lavorato i 6 giorni, non ho fatto opera alcuna. Il 7° giorno, la mia opera migliore, fu quella di bestemmiare, sputare su Dio e sulla terra. Non ho onorato né mio padre né mia madre. La gente si accorge che la sua parola sgorga come dalle labbra di una ferita profonda, venuta dal cuore, per questo trova la via del cuore. E quando parla del Signore, la sua voce sembra pervasa da un'onda di tenerezza. A Siviglia nessuno ignora la vita di Magnara, il suo orrendo passato, il suo ardente pentimento. Si sopa a tavola, non può mancare paparulo e crusca. Se dopo pranzo non mancano mai Amaro Lucano e Limoncello. Si è pianto quando Matera è stata eletta capitale europea della cultura. Ho lo sguardo maggiore per la natura, per i parchi, le ville comunali, gli spazi per i bambini, con mezzi di trasporto più efficienti quali i pullman e mezzi di trasporto inesistenti quali i treni. Più pulita, senza petrolio. Vorrei ci fosse più organizzazione ed efficienza in tutti i campi.
quell'argilla che viene ricavata, diciamo, dall'acqua è troppo nuda, è troppo loro. Allora, per fare la promozione, per fare il mattone qua, allora deve prendere una porzione di quella terra che è scaricata ambulata e porzione di terreno, lo stesso terreno asciutto, diciamo così. Allora, una volta fatto il mattone qua, togli la forma. Allora, come sta il mattone? La mette ad asciugare sotto dare la ragione di questo inserimento anche che ringraziare Don Franco, perché appunto un progetto che vuole essere un progetto integrato che riguarda appunto la valorizzazione di questa eredità culturale, ma anche per raccontare le storie di oggi, ha bisogno anche di luoghi di formazione di figure professionali. Quindi aver inventato questa Academy, dare questa possibilità ai giovani, peraltro così caratterizzata, è un tassello straordinario, perché abbiamo bisogno di audiovisivi, abbiamo bisogno di questo tipo di produzione. Questo peraltro rinvia un altro tema che è importante ai fini del nostro ragionamento. Tutti sappiamo quanto sia stato importante per la Basilicata e per Matera il cinema e il sacro. Sapete quanto importante è stata la vicenda del Vangelo di Pasolini, che non a caso quest'anno si sono celebrati i 50 anni, che a Matera c'è ancora la grande mostra a lui dedicata, è stata portata anche a Roma. Prima c'era Notarangelo, che ora non vedo, ma che appunto aveva dato le sue fotografie. C'è soprattutto il film di Mel Gibson, che ha portato ha avuto un impatto notevolissimo e che tuttora continua a essere uno dei volani dell'immagine di Matera. È stato girato Christ the Lord, che andrà nelle sale l'anno prossimo, ed è già certo che verrà fatto Ben-Hur, è stata data la comunicazione ufficiale qui a Matera l'anno prossimo. Quindi stiamo parlando di un film di rilevanza mondiale, stiamo parlando di diverse decine di milioni di dollari di investimento, quindi comprenderete quanto sia importante il cinema per il nostro territorio e quanto questo cinema abbia avuto proprio nel Vangelo, nei Vangeli, nella storia sacra, trovare qui a Matera la sua fonte di ispirazione. Quindi questo ci fa anche capire quale può essere il sostegno e l'aiuto alla progettualità che stiamo mettendo in campo. Adesso credo che andiamo ancora avanti, perché credo ci sono ancora due o tre interventi. Volevo far vedere, anzi anche l'occasione, quella che ora avremo raccontando la storia del santuario di Picciano, che è il santuario più antico, attraverso un filmato che poi verrà immediatamente commentato, perché l'altro grande tema riguarda i santuari mariani e anche qui abbiamo bisogno di essere aiutati per capire che cosa può essere, come ancora fare di più, non solo per chiaramente dare servizio ai pellegrini, che già è il compito della Chiesa, delle realtà che si occupano dei pellegrinaggi, ma appunto in un disegno più complessivo, una strategia di valorizzazione e di ricadute possibili, che cosa significa questo straordinario patrimonio. Quindi vediamo adesso il filmato legato a Picciano. Benvenuto a Picciano. Questo è il territorio. Su questo luogo sussistono la parrocchia di Picciano con i relativi borghi, Borgo A e Borgo B. Il santuario di Picciano, tra le attività al santuario si trova
ci sono le celebrazioni. Le processioni, l'accoglienza dei pellegrini e sotto tutte le forme, portatori di handicap, ciclisti, bambini, confessioni, conferenze e la comunità monastica. Con le nostre sorelle. Mi sforzerò di accompagnarti brevemente, velocemente, nella visita del nostro monastero. Tengo subito a precisarti che non è con una visita turistica che potrai comprendere la vita benedettina. Potrai vedere alcuni ambienti, venire a conoscenza di alcuni eventi che segnano la nostra vita, conoscere alcune attività che svolgiamo, ma per penetrare e respirare lo spirito benedettino devi entrare e vivere dal di dentro. Non ha nulla di speciale la nostra vita, è una semplice vita cristiana, attuata avvedutamente e con radicalità, anche se con tutti i nostri limiti e debolezze. Abbiamo di fronte il monastero e subito ci viene incontro il saluto, vita e pace a tutti. Questi sono i nostri fondatori, protettori e guide, San Benedetto e San Bernardo Tolomei. Sorvegliano il nostro cammino di vita, di pace e speranza mentre compiamo il servizio d'amore al mondo degli uomini. Qui abita la comunità maschile. I suoi virgulti si estenderanno, la sua magnificenza sarà simile a quella dell'olivo, dice il Salmo. Questa zona è riservata alle sorelle. La parte centrale è in modo particolare per l'accoglienza. Con le relative camere e i servizi vari. La cappella interna la sala conferenze, il refettorio degli ospiti, tra le attività, dicevo, in modo particolare per un monastero è la biblioteca. Con le conseguenti pubblicazioni che possiamo vedere, tra le quali spicca La Vetta, che è una testimonianza di 50 anni di vita. L'ospitalità occupa un notevole lavoro, il fotovoltaico abbiamo, l'orto, prepariamo delle tisane, curiamo fiori e non disdegniamo lavori edili e di pulizia. Dopo tutto questo, qui finalmente attendiamo un po' di pace.
Marco Pelosi, vicepresidente della cooperativa Oltre l'Arte. La nostra cooperativa, che come diceva Pino Bruno prima, fa parte del consorzio della Città Essenziale, è una cooperativa sociale che nasce proprio dal progetto Policoro promosso dalla Chiesa italiana e si è costituita tale nel 2008, dopo appunto il percorso formativo proprio del progetto Policoro. Dal 2008 ad oggi la cooperativa ha fatto notevoli passi avanti, tanto da diventare un po' anche il modello per altre realtà. Ne cito solo una, il Duomo di Orvieto, che ha appunto ricalcato le nostre orme, creando di fatto una realtà identica alla nostra. La nostra cooperativa si occupa della gestione delle chiese rupestri dei Sassi di proprietà della diocesi e appunto ne cura anche le visite guidate. Le nostre guide hanno una formazione che non è solo quella riconosciuta dalla regione e quindi anche dalla provincia, ma hanno anche sono laureate presso l'Istituto di Scienze Religiose oppure hanno svolto altre attività in altri contesti come quelli della CEI oppure faccio una nota autobiografica all'interno della Compagnia di Gesù. E quindi come dire, a noi il compito non solo di rendere fruibile questo patrimonio ma anche di raccontarlo. Il nome stesso della cooperativa Oltre l'Arte ne indica la mission, di fatti. Oltre l'arte appunto è un desiderio di andare oltre la bellezza dei luoghi, delle opere d'arte, di andare, di riscoprire quelli che sono quello che è il senso di determinate opere, sia di natura pittorica che architettonica, di tutti i periodi, a partire appunto dall'arte antica per arrivare al barocco e sino all'arte moderna. Di fatto è un po' aver concretizzato quello che è riassunto bene in un distico della Sanza della Segnatura in Vaticano, a proposito della poesia e quindi della bellezza, che viene definita appunto numine afflatur, cioè l'ombra, come direbbe il professor Paolucci, l'ombra di Dio sulla terra. Attraverso il nostro operare è quello che vogliamo appunto di fatto concretizzare, grazie anche al supporto che abbiamo dalla diocesi, ma anche dalla CEI, con cui abbiamo una relazione e un contatto molto stretto, in particolare con l'ufficio turismo e tempo libero, che in questo caso è diretto da Monsignor Lusek. Grazie. Sono Gerardo Cripezzi, presidente della Proloco di Vacandida. Il nostro ruolo come Proloco è quello di andare a trovare, a ricercare nel nostro territorio, di far scoprire che in ogni paese della nostra regione ci sono delle località che fanno veramente innamorare questa regione. Durante il primo intervento che abbiamo fatto stamattina, cioè fatto oggi pomeriggio insieme al dottor Perri, al direttore dell'opera, il direttore si è reso conto che noi in Basilicata abbiamo dei tesori nascosti. Noi a Ripacanti, da così casualmente 10 anni fa, siamo partiti a far conoscere questa piccola Assisi lucana, il santuario di San Donato, gemellati 10 anni fa. Quest'anno ricorremo, cioè il 4 dicembre faremo i 10 anni del gemellaggio. Essere gemellati con Assisi non è una cosa semplice. Stessi frati francescani, dice, più volte è venuto a Ripacandida durante i convegni, faceva capire al nostro territorio, cioè noi ci rendiamo conto che essere gemellati con Assisi significa essere gemellati con la fede, con la pace, con tutto il mondo artistico che c'è in tutto il mondo, e noi siamo fieri. Grazie al dottor Perri, che crede in queste iniziative che le Proloco fanno in Basilicata, noi riusciamo a far conoscere oltre il territorio la Basilicata e i nostri tesori nascosti. Per questo io vi invito a venire a Ripacandida a rendere conto di che bellezza abbiamo noi. È la piccola Assisi. C'è il Vecchio e il Nuovo Testamento, tutta la Genesi che parlava prima l'altro che mi ha preceduto, che il problema è che noi abbiamo una realtà che è unica. E vi sfido a venire a visitarla, perché poi chiunque viene lì rimane ingannato. Grazie. Grazie. Io sono Don Enzo, sono parroco del santuario di Tolve, San Rocco. Una religiosità, quella di San Rocco, che penso è conosciuta in tutta la Basilicata.
da alcuni anni anche al di fuori della Basilicata, grazie ad alcuni percorsi rocchiani che si stanno cercando di ripristinare. Sono i vecchi tratturi che portavano i nostri paesi al santuario di San Rocco. La caratteristica è appunto l'accoglienza dei tanti pellegrini. Abbiamo un'associazione che si occupa da alcuni anni di accoglienza, gli Amici del Pellegrino, e stiamo cercando di rilanciare non solo, non solo la devozione, ma anche il culto di San Rocco, un santo conosciuto da tutte le parti. Quest'anno abbiamo avuto l'onore di ospitare il prefetto della Congregazione dei Santi, il Cardinale Amato, e quindi mi auguro che questa collaborazione che si sta creando con l'APT, con la Regione, possa intensificare sempre di più la devozione e il culto a San Rocco. Grazie. Esperienza di Monte Scaglioso. Buonasera, Franco Caputo, sono il responsabile del gruppo di lavoro che gestisce l'abbazia di Montescaglioso. Un saluto a tutti i presenti, ma soprattutto a Monsignor Ligorio, in qualità di abate di Montescaglioso. Perché l'arcivescovo di Matera ha il titolo di abate di Montescaglioso, che fu associato alla cattedra materana negli anni 30 da Monsignor Anselmo Pecci, che era monaco della Santissima Trinità di Cava, nonché parroco di Tramutola, che in quegli anni era ancora parrocchia della Santissima, ora un enclave della Trinità in terra lucana. L'abbazia di Montescaglioso è oramai visitata da oltre 11.000 persone. Siamo partiti praticamente da zero 4 anni fa con una cooperativa che ci ha messo 24 anni per avere l'autorizzazione a gestire questo servizio. Questo per darvi il quadro di come sono le cose qui in Basilicata. Però è un viaggio eccezionale, direi, all'interno della potenza culturale e spirituale del mondo benedettino che ha praticamente fatto l'Europa. Io voglio concludere molto velocemente perché voglio fare una proposta all'informazione, però, perché non tutti lo sanno, sì. Quanto è grande l'abbazia di Montescaglioso. Dunque, l'abbazia di Montescaglioso a terra ha una superficie di 15.000 metri quadrati, che moltiplicata poi per tutti gli altri piani siamo a 28.000 metri quadrati. Nell'antichità ha avuto una superficie in termini di patrimonio di 25.000 ettari tra Puglia e Basilicata, con proprietà in, anche fino a Trani, e poi soprattutto 38 tra masserie, chiese, grancie in tutto il territorio lucano. Quindi una presenza che disegna mezza Basilicata, ma soprattutto è l'espressione di una presenza di 60 monasteri benedettini presenti in Lucania dall'11 al 15 secolo, praticamente con altri pochi posti, è l'unica superstite di questo radicamento fondamentale per la storia della Basilicata. La proposta che voglio fare al direttore Perri è: già quest'anno potremmo stampare un qualche cosa che metta insieme l'itinerario delle grandi abbazie, ma non solo quelle benedettine, ma anche quelle italo-greche. Quindi un titolo del tipo tra Bisanzio e Monte Cassino, come inventiamo ora, il monachesimo medievale in Basilicata, con tappe tra Sant'Angelo al Raparo, l'unica grande abbazia benedettina bizantina ancora in piedi in Basilicata, l'Orsoleo, Montescaglioso, Banzi, Monticchio, la Trinità di Venosa, con la conclusione ovviamente del santuario di Picciano, che è l'ultima, l'unica comunità benedettina ancora presente in Basilicata, ma anche nella rete di ex monasteri benedettini presenti qui a Matera, a cominciare dalla cripta del peccato originale. Grazie. Grazie. Insomma, è una proposta veramente assolutamente concreta, realistica, è una cosa che possiamo fare, quindi presentate il progetto e senz'altro lo realizziamo. Fossero solo questi i problemi, avremmo raggiunto già da tempo molti risultati. So che c'è Don Giordano di Acerenza, che anche questo è un tesoro della Basilicata, fatta sull'orma dell'abbazia di Cluny, la grande storia di 50 anni in cui la Basilicata si trova al centro della vicenda geopolitica del Mediterraneo. Roberto Guiscardo pone la sua sede a Melfi, i Normanni siglano una grande alleanza con la Chiesa Cattolica, arrivano tre papi, due imperatori, no, due papi e tre imperatori, per fare contrario, no, voglio dire questo perché appunto questa è una storia che devo dire anche questa, restituita più dalle persone che vengono fuori dalla Basilicata, per capire l'importanza. È dovuta capitare tra le mani una guida della Lonely Planet,
che parla di una impressive history, e il giornalista che percorre questo territorio dice: ma io non immaginavo di trovarmi nel cuore dell'Europa medievale, in una storia così importante. E poi, quando sono entrato in questa cattedrale di Acerenza e che ho visto questa Cluny in scala, sono rimasto davvero impressionato, perché è di una bellezza straordinaria. Eh no, è esattamente la sintesi, una Cluny in scala. Dal 1080 che esiste questa cattedrale, tanto che tutto il paese viene denominato città cattedrale. Era una fortificazione nella quale, che è significata anche protezione, fortezza. Ma la cattedrale ormai veramente penso che sia un percorso che in tanti, soprattutto in Basilicata, conosciamo e l'abbiamo già sentita. Forse non tutti l'abbiamo vista, la cattedrale di Acerenza, però vi è capitata tra le mani ormai da decenni. Si aggiunge il patrimonio del Museo Diocesano, da noi visitabile, perché non è così in tutte le diocesi, da noi visitabile ormai da 8 anni, da 3 anni nel circuito nazionale dei musei diocesani nazionali, che ha una parte anche archeologica. E il museo veramente è bello anche sia per il contenuto che per il contenitore, perché è situato dentro il castello di Acerenza, quindi sono tutte cose che valorizzano questo piccolo borgo medievale, come diceva Giampiero, già da visitare, proprio da entrarci dentro e camminarci. Quindi non aggiungo nient'altro, perché non perdiamo. Grazie. Credo che il Presidente dell'Umpli gli spetti raccontarci un attimo le proloco e questa esperienza delle tradizioni popolari e quello che state facendo. Prego, Professor De Riccio. Io sarò brevissimo. Anzitutto vi porgo il saluto del Comitato Regionale delle Prologhe di Basilicata, che io ho l'onore di presiedere. Parliamo di prologo. La funzione delle prologhe è proprio accoglienza e informazione turistica. Ma di che cosa? Giustamente dei luoghi di cui stasera noi ci stiamo occupando. Cioè le prologo, diciamo, sono quelle che arriva il turista e quindi loro danno le informazioni per quanto concerne, parlavamo di abbazie, conventi, poi ancora delle tradizioni, usi e tradizioni dei luoghi. E a proposito di questo, giusto per adesso, la nostra presidenza nazionale sta preparando un progetto, cioè si sta preparando all'Expo 2015. E ci hanno anche chiesto a noi della Basilicata di proporre delle località che organizzano sagre, tanto per dirne una. Cioè anche questo, diciamo, rientra nel turismo. E quindi è inutile adesso stare a nominare chi e quali sono le località, però basta scorrere, noi abbiamo un sito dove sono elencate un po' tutte le manifestazioni che le proloco organizzano, quindi dalle sagre ad altre manifestazioni. E quindi giusto per concludere, perché sono stato preso, come dire, alla sprovvista, e vi dico, noi siamo organismi di volontariato, quindi essendo organismi di volontariato, molte volte trovate qualche associazione, vi recate sul posto e non la trovate aperta. Però io già da adesso vi dico, non è che vi chiedo scuse, però immaginate, sono degli diciamo, operatori, sono dei volontari, quindi non è che percepiscono lo stipendio. Però a tale proposito noi da alcuni anni stiamo portando avanti il progetto Servizio Civile, quindi ci sono le prologo che in questo senso sono come dire custodite, portano avanti un progetto, quindi manca a farlo apposta. Quest'anno è proprio che riguarda proprio un po' le tradizioni e gli usi, e quindi ci sono 14 prologo preposte a questo. Mi fermo qui perché non vorrei tediarvi. Grazie per l'attenzione. Bene, allora se c'è qualche altra testimonianza che abbiamo messo, vi pregherei di alzare la mano, perché chiaramente vorrei che Monsignore Andreatta
raccogliesse un po' tutti gli spunti di questa serata e ci portasse alle conclusioni. C'è qualche esperienza? Prego, prego. Io sono Don Donato del monastero di Picciano, pensavo che ci fosse l'intervento programmato di Don Raimondo, ma... Ci ha dato il filmato. Si è, diciamo, limitato al filmato, però vorrei anche, diciamo, un pochino attualizzare e concretizzare quello che abbiamo visto anche in relazione al tema che ci è proposto, Abramo il cammino della fede, Ulisse il viaggio della conoscenza. Bene, da quando si è potuto anche intuire da alcune cose dette nel filmato, ma purtroppo tante altre cose non si sono potute dire, ecco, il santuario di Picciano non solo può essere un riferimento di riflessione, di meditazione per quello che è il cammino della fede di Abramo, così come ci è stato proposto, ma anche, ecco, il viaggio della conoscenza, nel senso che si viene a trovare su una delle più antiche vie di collegamento della Basilicata, che dalla costa ionica portava all'entroterra già al periodo delle colonie greche. Ci sono stati fatti studi in passato sotto questo punto di vista, e poi era anche un antico tratturo preistorico, e in seguito anche in periodo medievale è stata una via di collegamento anche per i vari monasteri benedettini, cui faceva riferimento anche Franco. Quindi è un luogo dove effettivamente, ecco, si può impostare, che posso dire, una riflessione un po' a 360 gradi, dove, ecco, l'essere umano non solo riscopre la sua dimensione spirituale, ma anche, diciamo, con un adeguato cammino propedeutico, una riscoperta delle origini, dal Neolitico, dove appunto gli studi del professor Cremonesi hanno messo in luce dei reperti veramente, diciamo, di grande valore, a tutto il periodo medievale, al periodo dei cavalieri, sia dei templari che dei cavalieri di Malta, e sappiamo come sono stati tracciati anche dei percorsi sotto questo punto di vista. Qualche anno fa la rivista Focus ha tracciato anche questi sentieri, questa viabilità che penso vada presa in considerazione, e poi, ecco, tutto il discorso del monachesimo fino alle soppressioni e alla ripresa, che, come è stato già detto, è l'unico monastero, non solo monastero, monastero santuario benedettino della Basilicata. Grazie. Bene. Don Giustino, prego, se ha qualcosa da aggiungere. Io vorrei dire grazie al dottor Perri per l'entusiasmo, l'impegno che ha messo in questi anni, perché ci ha fatto riscoprire la Basilicata e la ritrovo soltanto in questi ultimi anni. Precedentemente non è stato fatto granché, quindi grazie per quello che ha fatto e l'ha fatto per la nostra Basilicata. Io vorrei far aggiungere, mi permetto, una riflessione sul turismo religioso, ma anche su una parola che bisogna aggiungere: culturale. Noi facciamo il turismo della terza età, dimentichiamo la fascia più importante, quella dei giovani. È una fascia significativa, ma anche perché nelle nostre scuole si possa conoscere la propria storia. I giovani di oggi non conoscono qual è la storia del proprio paese e le radici e tutto ciò che una comunità sa esprimere. E allora un suggerimento all'APT, perché fare una convenzione con l'ufficio scolastico regionale e proporre degli itinerari culturali. Io una volta ho fatto un corso di aggiornamento agli insegnanti di religione a Matera e ho dato loro un CD di tutte le cose belle che abbiamo in Basilicata, ma non soltanto così, diciamo, di immagini, ma didattico, perché si potesse parlare ai giovani di oggi. Quindi, sento questa inquietudine, perché facciamo le cose tra di noi e dimentichiamo le nuove generazioni. È come dire, io parlo di San Gerardo, parli di San Gerardo, giovane San Gerardo, che propone che cosa? La sua stessa vita, non i miracoli. Come anche aggiungo, perché lo sappiate e perché mi sta a cuore, San Gerardo è padrone delle mamme e dei bambini. Ecco, su questa sua protezione noi vogliamo anche fare e indicare la qualità della vita.
ma come la vita tante volte viene falciata, immediata. E mi siamo inventati il festival delle mamme e dei bambini, cioè la mamma che canta insieme al proprio figlio o alla propria figlia, o canta o suona. Siamo alla terza edizione, alla quarta. La prima edizione, chi ha vinto ha suonato e cantato a Milano davanti al Papa la giornata mondiale della famiglia. È stato scelto dalla Chiesa italiana. Perché? Perché ha portato il messaggio della famiglia. E allora vorrei dire a Monsignor Adriatti, che ricordo Patriarca Tenagora, tanti anni, che dobbiamo dare un'intonazione un po' più, direi, marcata e educativa, direi, ma anche storica e culturale. E questo mi permetto di dire. Grazie. Allora, prego, Eccellenza, assolutamente. Mi permetto solo di aggiungere la gratitudine a questo incontro che è avvenuto già questa sera, innanzitutto per la conoscenza di tante realtà che può darsi pure ci sfuggano. Allora una capacità di questi incontri che può essere sempre un arricchimento. Anche se grazie a Monsignor Adriatta che ha scelto la nostra regione di Basilicata e soprattutto nella prossima tre giorni qui a Matera. Non saremo presenti noi vescovi perché saremo la prossima settimana ad Assisi per la conferenza episcopale italiana, ma già i delegati e i vicari generali si sono messi in una disponibilità, perché realmente è arricchente quanto già questa sera è potuto accadere e certamente accadrà in questi tre giorni. Io tre parole vorrei sottolineare. La prima, emerge fortemente una formazione di coloro che sono chiamati ad essere operatori e chiamati a essere, diciamo, protagonisti nel comunicare quanto come realtà e ricchezza noi abbiamo. Secondo, una progettazione che possa prendere l'intera Basilicata con un cammino da potersi compiere. Il terzo elemento è quello di lavorare in rete, perché diventa fondamentale che si crei un cucito in questo senso, perché l'ultima battuta fatta si possono veramente educare queste nuove generazioni che forse tanto di conoscenza di una memoria del passato può eventualmente anche sfuggire. È una preziosità, se vogliamo, una continuità di quello che possediamo, soprattutto per dare questo testimone in mano a questi nuovi, grandi, nostri giovani che hanno bisogno del sapere e di essere educati e formati. Grazie. Grazie, Monsignor Ligorio. Prego. Sono state dette tante cose, tante parole, quindi cerchiamo di essenzializzare la conclusione. Primo, da tutto quello che ho raccolto questa sera, devo ripensare alla risposta che ho dato oggi a un informatore della comunicazione che mi chiedeva cosa pensate di poter realizzare o proporre nella Basilicata itinerari di 5 giorni, 8 giorni. Ma da quello che ho sentito non bastano itinerari di 30 giorni, Eccellenza, per quanta storia, arte, cultura e ricchezza che avete. E questa è la mia prima osservazione. La seconda, si è sentito parlare tanto di bellezza. Tutti ricordano le parole di Dostoevskij, tolte dall'idiota, voi sapete, l'opera sua. La bellezza salverà il mondo. Ma io mi domando, se noi non salviamo la bellezza, quale bellezza salverà il mondo? Quindi il compito nostro è salvare la bellezza. Terza osservazione, diremo così, è stata ben sintetizzata dal Vescovo in quelle poche parole sul piano della formazione e soprattutto sulla caratteristica dell'entusiasmo e del cuore che ci deve mettere l'animatore, la guida, perché l'amore va a pari passo con la conoscenza. Non si può amare ciò che non si conosce. E tra due persone, più ci si conosce, più ci si ama. Quindi è fondamentale che chi diventa protagonista di trasferire agli altri i valori di questa terra e dei nostri padri deve amare e deve soprattutto conoscere.
allora nell'entusiasmo potrà trasmettere. Quindi l'impegno sull'educazione dei giovani e sulla formazione delle guide, io mi sento molto allineato. Noi a febbraio faremo un corso di formazione di guide, per esempio per la Terra Santa, e faremo a Roma un primo step. Poi il secondo lo faremo giù in Terra Santa in aprile, quindi in due tranche. Perché insieme non possiamo pensare alla formazione delle guide della vostra regione, offrendo anche a Roma, visto che c'è la disponibilità di persone preparate, di strutture, eccetera, e quindi fare un percorso insieme? Io su questo. Ci vuole coraggio e cuore. E poi vorrei dire al Presidente della Camera del Commercio, al quale arrivano sempre richieste, ma è difficile arrivare in Basilicata, non c'è l'aeroporto, non c'è qua, non c'è là, siamo isolati. Beh, allora io nel mio intervento ho saltato tanti passi, poi Perry mi ha chiesto se lo può pubblicare e mi farà piacere, perché alcuni passi io li ho saltati, ma forse proprio anche dei discorsi che sono stati fatti dopo potrà essere utile vederli. Io ho scritto questo: come il pavimento delle grandi navate, percorso da labirinti per raggiungere l'altare, è necessario percorrere secondo ritmi definiti. L'altare, la meta, non sono raggiungibili a volo. Così i cammini del pellegrino sono segnati da edicole, santuari, oratori, grandi e piccole chiese, conventi e monasteri, e poi ancora da luoghi dell'ospitalità, dello scambio, del commercio, della produzione. Queste tappe costituiscono elementi essenziali del pellegrinaggio. La stessa lunghezza del cammino, le sue stesse difficoltà rappresentano prove necessarie, momenti imprescindibili di un itinerario di purificazione e di fede. Quindi la mia proposta questa sera: abbiate coraggio, non abbiate paura, continuate su questa strada. Non è stato facile arrivare all'obiettivo di Matera, capitale della cultura europea, ci sono voluti anni, ci è voluto tempo, ci è voluto fare squadra, quindi la rete. Questo è amare la propria regione, questo è il lavoro giusto da fare, e noi cammineremo volentieri tenendoci gli uni e gli altri per mano su questo percorso. Auguri. Mi aspetta a ringraziare tutti, innanzitutto Monsignor Ligorio, Monsignor Andreatta, gli amici di Città Essenziale, voi tutti. E consentitemi in chiusura di ringraziare però le persone che poi con me alla fine danno vita a tutto questo e che anzi lavorano più di me per realizzare questi progetti: Stefania Bruni, Maria Teresa Lotito, Rossana Mancaniello, Donato Berterame, Angela Pino, che in questo progetto del Sacro ha avuto un ruolo importante, perché ovviamente poi le cose le fanno le persone che hanno volti e nomi molto precisi. Quindi volevo ringraziare tutta la PT anche di Matera per il supporto che ci ha dato e qui anche per questi giorni. Romana, perché spesso si parla male della pubblica amministrazione, ma la pubblica amministrazione conosce persone, volti che vivono e si impegnano quanto accade allo stesso modo e a volte anche forse di più quello che accade nel privato. Io, l'ultimo pensiero era questo: a noi come istituzione compete creare delle condizioni di favore e generare il contesto attraverso il quale è possibile generare un dialogo tra i diversi attori e protagonisti dello sviluppo locale per generare opportunità. Questo era lo spirito con cui abbiamo intrapreso questa serata, questo è lo spirito con cui il Presidente della Regione, prima De Filippo e Pittella, hanno sottoscritto l'accordo con Opera Romana, questo è lo spirito con cui il Comune di Matera e la Camera di Commercio oggi stanno collaborando con noi, e quindi io spero che appunto questo racconto che ci siamo fatti, che credo sia stato utile innanzitutto per noi, per ricordarci la ricchezza che abbiamo, e anche in questo recuperare la grande lezione di Matera, che io personalmente ho visto nella consapevolezza di un gruppo di persone inizialmente minoritario, poi diventato folto, di capire che non eravamo figli della povertà ma eredi di una grande ricchezza,
che dovevamo sapere essere all'altezza di questa grande eredità, dovevamo avere il coraggio e la capacità di avere un progetto, una visione per ricostruire, per costruire un percorso per il futuro. Io spero che questo seminario segni un punto importante per tutti noi, poi porti ad ulteriori risultati raccogliendo le disponibilità che già questa sera abbiamo avuto e quindi cominciando un percorso che mette insieme non solo in rete tutte le realtà, ma anche colga con prontamente questa opportunità per generare fattori di formazione che mi sembrano fondamentali e per poter segnare un'ulteriore tappa. Quindi grazie a tutti e buona serata.